nudi su Textual Simulator, un gioco in cui il tizio che sta seduto lì deve darsi una calmata. E lo so, scusatemi. Ciao Tazzo! Chi è il barbone sull'uscio? Giriamo delle di 4, cioè 700 sub giriamo delle di 4. Sì, effetto vedo non vedo. Benvenuti su Textual Simulator, un gioco in cui noi gestiremo un fantastico negozio di tecnologia. E chi più di noi ne sa di tecnologia? Io ne so, ma voi ne sapete abbastanza? Non lo so, proviamolo insieme e vediamo un po'. Ciao Scudo! Dove sono io? Go to computer, over manager tab, sign up, già un'email. Ma chi è questo? Signore? Madonna, voglio una già... Ma questo slitta? C'è un signore che slitta, è normale? Ehi, ehi, che succede? Voglio, chiamami Willy Whiskey, se ti senti fico. Sono una guida del posto. Non è che però ti porto in giro con l'autobus. Quindi che cosa ti porta qua? Vuoi sapere i segreti della strada? No, ciao, arrivederci. Non voglio sapere niente da te. Chi dicono? Madonna mia, santissima. Ma veramente... Guardalo, guardalo, slitta. Sta slittando, sta camminando. Vabbè, è uno zombie. Direttamente, veramente da... Dov'è il mio negozio? Perché ti parla di spalle? I barboni fanno così, raga. I barboni fanno così. Alle scarpe con le ruote. Allora andiamo al computer. Devo andare a vedere le mie email. Thank you. Grazie per aver comprato il nostro gioco. Ma figuratevi, prego, prego. Dobbiamo andare sul manager tab e devo comprare le prime cose, le prime suppellettili. Compriamole. Allora vai al computer, vai al shop, shop tab. E compra una shelf small. Va bene, compriamo questa shelf small qui dentro. Perché giustamente dobbiamo comprare. Sì. Come la compro? Non si compra. Non si compra. È normale che non si compra. Non si compra, ragazzi. Forse devo andare qui. Gesù, quante ne ho comprate? No, 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 no. Meno. Basta una. Ecco qua. Una piccola shelf small. Il registratore di cassa ce l'abbiamo già. Noi qui possiamo uscire? Bene, abbiamo già tutto quello che ci serve. Vabbè, possiamo... No, non si compra. Ah, che bello. Io sono sicura che in una città in cui passano delle signore totalmente tatuate, con i tacchi a spillo e vestite come delle battone, tutti quanti avranno bisogno di un po' di tecnologia. Come faccio a... Ah, un altro prodotto devo comprare. Va bene, compriamo un altro prodotto. Compriamo dei prodotti. Compriamo degli iPhone, direi. Si parte da un po' di iPhone, un po' di Shield Flex, un po' di Homo Short, perché i gavetti servono a tutti quanti. Una guida tecnologica e qualche case, perché altrimenti non facciamo. $600? Vabbè, dai, abbiamo comprato tutto. Fatto. Andiamo a comprare altro? Quando mi arriva la roba? Quando mi arriva la roba, ragazzi? Come faccio a capire? Sì, Master, credo sia molto simile. Ma quando mi... Bella zona dove comprare un negozio di tech. Vabbè, magari si vogliono comprare... Ragazzi, ma questa ragazza ha sicuramente bisogno di uno smartphone nuovo. Salve signora, benvenuta! Ci conosciamo? Signora, la scoliosi, tutto un po'. È sparita. Bravissima, maga. È in mezzo alla strada. Dov'è? Cristiano! Guarda i corrieri di Amazon. Guardali. Guardali. Ma si può mai fare questa roba? Si può mai fare questa roba? Open. Vabbè, droppiamola qui. Prima di tutto mi serve lo shelf. Non toccatemi i pacchi, sono i miei. Sono i miei. Sono i miei. Lasciate... No. Metteteli qua, perfetto. Manco ti cagano più quelli di Amazon. No, no, guarda, veramente è sconvolgente questa storia. Sconvolgente. Unboxing, ragazzi, dei nostri nuovi cellulari appena sgusciati fuori dalla fabbrica. Li mettiamo un attimo tutti quanti qui. Sì, sono scostumati.
da questo punto di vista è realistico. Mettiamoli tutti quanti qui, poi dopo vediamo, perché prima di tutto mi serve lo scelfo. Ragazzi, ma io non trovo lo scelfo. Dove li metto questi? Dove li espongo? Se non ho uno scelfo. Uno shelf. Mi raccomando, raccolta differenziata nel cartone. Ma io non ci entro con tutti questi scatoloni qui dentro, ragazzi. Ho già sbagliato tutto. Come si fa? Stoccarli in un punto poteva io. Ma me li potevano mettere almeno fuori casa. Ho una nuova email. Andiamo a vedere. Una nuova email. Daily News. Il mondo potrebbe finire in qualsiasi momento, però non ti preoccupare, con i nuovi smartphone ti farai dei grandi selfie anche in un mondo post-apocalittico. Ordinali oggi e te li consegneremo direttamente a casa tua. Sì, ho capito, ma questi sono cazzi miei. Ragazzi, ma io non scelfo la shelves. Ciao, Pago! Fluttuano tutti perché sono felici? Sì, sì, sono un po' volanti. Guarda lì però quanta gente, brulicante di vita. Ragazzi, qui potremmo fare un sacco di affari, vi dico. Lo ricompri? Ma non, perché lo dovrei ricomprare? Aspetta. Madonna, ragazzi, ma devo ricomprarlo di nuovo? Compriamolo. Ok. Ok. Chiudi tutto. Dov'è la mia scelfa? Ah, è lì! Quindi non ce l'avevano consegnata prima. Che pezzi di merda, guardali. Ok, ragazzi, questo è il nostro primo scaffale. È importante che il cliente si trovi quello che vuole appena entra. Quindi ecco qui. E cominciamo a metterci un po'. Ma io non c'ho abbastanza spazio, ragazzi. Cominciamo a mettere un po' in ordine i nostri smartphones. Sì, ma non... Vabbè, chiudila, droppala via. Dove lo butto il cartone? Qui ne devo comprare un'altra di scelfa, ragazzi. Altrimenti fallisco, sono già fallita. Ho comprato troppi cellulari. Ma ho comprato... C'è il bidone fuori. Ciao, Violet! Ah, qui... Ok, a posto. Devo mettere un prezzo ai miei smartphones, quindi andiamo in manager, andiamo in product price e il prezzo di base lo mettiamo almeno a 100 200. Questo lo mettiamo almeno a 500 500 500. E basta. Customization. Devo aprire. No, devo aprire alle persone. Siamo aperti, ragazzi. Madonna, con tutti questi cosi in giro. Che schifo. La gente si arrabbierà tantissimo. Però aspetta, mo' sposto tutto. Mo' sposto tutto. Ecco qua. Metti. Ecco qua. Ban. Salve. Com'è expensive? Raga. Ma manca il tempo di entrare, ragazzi, ma non ve li ho nemmeno spiegati. Aspetta, ragazzi, devo cambiare il prezzo. Che... È expensive. Ma è un cellulare, scusatemi, ma che spaccimma. Ma quando lo devo mettere? Vabbè, lo mettiamo a 10. E questo lo mettiamo a 20. Ok? Così non cagate più il cazzo. Prego. Prego, adesso sono meno costosi. Sti strunza, arrivano, già si lamentano. Manco il tè. Ma come 10 regalato? A quanto pare. Sti strunza. Ma già ho finito i clienti. Salve. Ah, non trovano quello che vogliono. Case master. Ma come expensive? Raga, ma questi non vogliono comprare niente. Ne prendo 6. Ma nessuno. Guarda, dicele tu, too expensive. Vabbè, ragazzi, ma sono cellulari. Ma quanto ve li devo mettere? Oh, uno ha comprato. Grazie a Dio. Salve, bel cliente. Ecco qui, $10 a lei. Grazie mille per averci favorito. Vabbè, ma nessuno. Salve. Ecco qua, $10 a lei. Arrivederci. Oh, finalmente qualcuno che compra. Madonna mia, che bello.
c'è scritto sotto che il prezzo consigliato è 5. E vabbè, l'ho messo al doppio. Vabbè ragazzi, ma sono dei pirocchiosi, eh. Un altro cliente soddisfatto. Salve, $10 a lei. Sì, ma nessuno compra, entrano e se ne vanno tutti, non li provano nemmeno. Che palle. Va bene, mettiamolo a 5. Che palle. Lo mettiamo a 8. Dai, è 8. 8 e 8. E se no, ragazzi, ma io che ci guadagno? Ah, lei ne prende addirittura 2? Vada, vada, se li goda. Ecco qua. Mo li vendiamo tutti, raga. Salve a lei. Salve anche a lei. Bello, un cellulare per soli $5. Ciao Quaki, se metti più del doppio vi dicono che è troppo alto e poi non sono cello, sono le cover. Ma non sono cover queste. Ah sì, è Armor Guard. Sto vendendo solo le cover. Ah, e allora ci sta a $5, ragazzi. Però $5 è comunque poco. Questo ne ha prese 2, va bene. Arrivederci, venga a trovarci di nuovo, da qualche parte. $200 una cover, nemmeno la Apple. Ragazzi, ma dobbiamo partire con lusso. Ciao Federicone, buon pomeriggio. Ma posso cambiare il numero? New Yugali, sono New Martina. Però mo stanno arrivando. Oh! Sembra che sei per venire rapinata. Corri appresso al criminale e picchialo usando la T. Asce! Ragazzi! Criminali! Dov'è il criminale? Dov'è il criminale? Criminali! L'ho perso. Ragazzi, l'ho perso. Criminali! No, scusi, non lei. Arrivo. Maronna, scusatemi, ragazzi, ma che giornata di merda. Ma è terminato l'81. Che palle. Ciao, bambino. Come va? Ma siete gemelli? Che belli. Ok, basta, devo chiudere il negozio, ragazzi. Chiudiamo il negozio prima che sia troppo tardi, che qua veramente già mi hanno scammato tutto. Questo che ancora... Ma senti, ma posso andare via qui? Vai via! Via! Che mi fai... Non mi fai guadagnare! Lievitanz! Lievitanz! Ti devi levare! Si leva! Mi fa perdere gli affari! Picchia i bambini! No, non si possono picchiare i bambini! Intanto rimettiamo tutto a posto! Voilà! Buttiamo questo! Refilliamo un attimo con le nostre cover! Eccole qui! Tutto bello e incelofanato e siamo pronti per godere ancora. Sentite, io posso comprare un'altra fornitura? No, $400 per una fornitura. Ma vi rendete conto che questa è la mia vita? Questa è la mia vita? Vabbè, riapriamo. Perché hai solo cover? No, ho comprato tutte cover, ho comprato per il momento. Ma non sapevo. Salve. Ciao bambino! Mamma, te l'ha dato il cellulare? Sì, va bene. Però aspetta che stanno arrivando 2 Lenny Kravitz. Buongiorno a voi. Sì. Grazie, grazie mille per aver comprato le nostre cover. Mi raccomando, vuole anche che le sputi sopra per attaccare meglio la pellicola? Vedi che il bambino si è fatto convincere? Vedi che ha chiamato pure il compa... Sì? Poi fra l'altro io come faccio a capire quando mi stanno rubando? Rapisce pure i bambini, una città di gemelli. Questo infante... ragazzi, ma c'è il cellulare, saranno cazzi suoi. Ma quello sta a cercare le cose nella spazzatura. Raga, il case master non ce l'ho, non mi rompete i coglioni, questi entra... Andate a comprarli da Media World se non vi piace quello che vendo io, va bene? Sti imbecilli. Ciao bambino! Ti piace questo col cuoricino? Lo sapevo. Guarda che è un must buys. È Jason Derulo. Il ladro? Quando arriva il ladro lo sapremo. Non penso. Homo Short. Ma chi cazzo li ha messi i nomi a questi prodotti? Abbiamo quasi finito di nuovo tutti i prodotti, Mia madre mi ha chiesto, ma è un horror? Ho risposto, solo se ci lavori. Quella signora era alta come me. No, guarda questo signore tutto bello sparato. Ma chi è? Salve, benvenuto. Ci conosciamo? Adesso sì, è entrato nel mio negozio. Cazzo vuoi? Da quest'altro. Fa pure lo splendido. Salve, bella signora.
8 dollari, 8 dollari, 8 dollari. E vabbè, ma un sacco di clientela, mi stanno facendo bella pubblicità. La gente che vuole sto uomo short, non ho capito perché, per quale motivo, però... Ah, di nuovo un signore molto basso. Salve. No, siamo chiusi. Chiudete un attimo il negozio e qua abbiamo finito i prodotti. Ma non lo so. Cambia nome al negozio al PC. Ah, rename. Texture Simulator. Lo chiamo. Thank you, have a good day. Vinculo coniugali. 200 dollari vogliono. Ciao Squall, 200 dollari, New Yugali. Ma io non le metto mica le cover. Ma che è la tassa? New Maurizia. New Maurizia. No, però voglio il sovrapprezzo di cui. Opaca privacy. 200 euro no, che schifo. Yugafon. Hanno fatto specchio replay. Ho capito. Pezzotto deck. Sfacci. Madonna, chi è questo signore sul lato? Sfacci tech. Ma ragazzi, sto calciando. Perché la T è il tasto per calciare. Yuka World. Yuka Media World. No, da vinculo con Yugali. Che secondo me è il miglior modo per chiamare il proprio negozio. Allora, devo rifornire un attimo al volo. Quindi via, così almeno finiamo questi case. Vinculo bastava. No, perché la gente deve entrare sapendo. Ma che vuoi? Te ne devi andare. Dai via! Salve signora! Mamma mia, ma è tutta seno lei! Che bella! Va bene, andiamo di nuovo a vendere. Che qua devo fare un sacco di soldi. Dottoressa, non lo calci! E che palle però, ma sta sempre a rubarmi i cartoni! Mi sei Uni Euro! Yuki Euro! Quello già zoppio, ma è zoppio perché è ubriaco! Ma sono le 23, chi vuoi che venga a comprarsi una cover del cellulare a quest'ora, ragazzi? Devo prendere un altro supplier, a quanto pare. Manager, suppliers, e costa 200, giga goods. E comprati, belli. E mo? Ah, se premo enter finisco la giornata. Allora... Ho insultato una persona durante la mia giornata e devo dire che comunque è meglio di quanto mi aspettassi, perché poteva andare peggio. Ho fatto meno 1400 dollari di profitto. Ho deluso 27 persone e ho fatto godere 28 persone. Però sono più le persone che hanno goduto piuttosto che... Ciao Monica! È andata bene, dai, poteva andare peggio. Abbiamo una nuova email. Tanto il negozio è aperto. Il negozio è aperto, noi abbiamo una nuova email. Ah, oggi vendiamo l'uomo short. Venditi il garage. No, io non voglio vendermi il garage. Saranno cazzi miei che cosa voglio vendere e che cosa non voglio vendere. Oh, tra l'altro manco ce l'ho un garage. È aperto. Salve bella signora. Salve, buongiorno. Abbiamo bisogno di comprare una nuova cover? Guardi che i miei prodotti, signora, sono di ottima qualità. Grazie mille per averci favorito. Venga a trovarci di nuovo, signora. Si è spaventata di uscita. Bell'uomo! Ma io lo so che lei vuole comprare questa bellissima cover per cellulare per sua moglie. L'amerà di più dopo questa. Dove va lei? Salve, buon omino. Buona giornata anche a lei. Ho un bambino, sono i miei preferiti, comprano sempre di più. Quanti giorni per il reso? Ma il bambino non ha comprato, pezzo di merda. Ti preoccupare bambino, ti blocco la crescita. Salve signora, grazie mille per averci favorito. Prendi un nuovo scaffale. Non ho soldi, raga. Vedi, vogliono tutti quanti l'uomo short. Raga, ma io l'uomo short non lo posso mettere in vendita. Non c'abbiamo scaffale.
Vabbè, ho capito, ma se ne escono tutti. E Case Master, ma qua Case Master. Signore, questi qua sono i prodotti migliori, sono quelli che vanno più di moda. Ma l'ha visto TikTok? Perché questo fa sempre finta di uscire e poi in realtà non esce? Ma l'ha visto TikTok ultimamente? Ste cover vanno via come il pane. I soldi non li vediamo. Come li vedete? Li vediamo tutti quanti. Devi comprare sti uomini bassi. E lo so, ho capito. Ma che ne sapevo io che andavano di moda? Ragazzi, siamo a $200. Ne dobbiamo fare almeno altri 200. Salve a lei. Prenda, prenda. Si compri tutte le cover del mondo, così almeno abbiamo... Io devo un attimo spostarvi però con la cosa, la pippa. Arrivo, signori, arrivo, rimanete in cassa. Rimanete in cassa, così vedete almeno i soldi. Rimanete in cassa che arrivo. Eccomi, eccomi, sono subito dopo. Madonna, c'è la fila. Salve. Lo so, lo so. I miei prodotti sempre belli. Oh, cazzo, sono finiti. Chiudi. Chiudi per dirci bacco. Ladro, come ladro? Ma era ad aggiustare la webcam. Vabbè, ma sti ladri veramente ti acchiappano nel momento del bisogno, però, Quelli sono capaci di guardare il momento in cui tu hai bisogno e colpirti quando meno te lo aspetti. Terribile, terribile. Guarda, non si sta più sicuri in questa città. Non si è più sicuri in questa città. Ha già preso un volo per la Svizzera. Il ciaddone è il ladro. Ok, quindi mi devo ricordare che se entra un Chad è un ladro. Va bene. Tanto riapriamo. Chiamiamo Batman. E che serve? Ma cosa servirebbe? Allora, droppiamo questo qui. Droppiamo questo qui. Salve, signorina. Ma che bel vestito. Sì, raccomandi questa roba ai suoi amici. Ma chi è questo? Carlisle di Twilight? Quello in canottiera bianca. Ok. De ricordare. Ciao Seschio. Buon pomeriggio e bentornaus. Per 26 mesi. Ma guarda lì che bell'uomo. Ho capito che questi vengono tutti per l'uomo duro, ragazzi. Vengono tutti per l'uomo duro. Ma io tra poco me lo posso comprare. Hai offeso Carlisle. Ma è 1020 miglia. Ma dove? Vedi, vogliono tutti l'uomo lungo. Signora, però mi raccomando, non abbiamo solo uomini lunghi qui al posto al giorno d'oggi. E che cacchio? Rossetto e caffè per Sesto. E poi rossetto e caffè, te lo metto in culo a te. Fatta. Sesto, grazie mille per averci favorito. Grazie mille. Signora, ha bisogno anche di una cover pellicola normale? No? Vabbè, ma se ne vanno tutti con una velocità... incredibile, con questa musica chill. Poi dove mi devo mettere il caffè? Io mi chiederei più dove dovresti metterti il rossetto. Però sono punti di vista. Perché alle due non entra più nessuno? L'assortimento è troppo poco. Ho capito, signora, abbiamo appena aperto. Tu sti capille rosa, che può fare? Ma che è? Ninja? Salve signore, venga, venga. L'assortimento è povero, ma noi abbiamo appena aperto. Uyoko Chad! Fissi sordo! Strunz! Strunz! Signore? Ma... oddio. Oddio. Have a good day. Era Chaddone, ragazzi, non mi piaceva. Thank you. Have a good day. Grazie mille. Vabbè, abbiamo bisogno di comprare una nuova scelfa. Via! Compriamo una nuova scelfa e finalmente... potremmo esporre altra roba. Che bello. Ok, ragazzi, io metterei un'altra scelfa qui. Eccola qui. E adesso si va a comprare nuovi prodotti. Vai a rubare all'inferno. Bello che gli ha dato il calcio e qualcuno ha detto Eva good day. No, ho sbagliato. No, ragazzi, ho rifornito l'irrifornibile. Salve. Salve, prego, prenda pure, che abbiamo un sacco di cover belle fresche, appena sfornate. Ciao, bambino pisolo! Le piace la mia cover?
Sai che ho un'altra bella cover lì in cantina? No, non è vero. Ai bambini solo caramelle. Caramelle, non ne voglio più. Ciao Peach! Ok, abbiamo 62 bimbi. Abbiamo bisogno di comprare degli Yomo Short. Ma ragazzi, ma vogliono 120 euro. Ma vogliono 120 euro, ma stanno for. Yomo Short e Yomo Long. Ma io non ho i soldi nemmeno per morire. Salve signora. Ciao Dario. Come state, Dolci Domenica? Buonissimi, buonissimi. Tenga. A lei. No ragazzi, ma devo fare più soldi. Posso vendere qualcosa? Ah, mi posso prendere dei soldi. Posso chiedere un prestito alla banca, raga. Allora, se non ho i clienti, fatemi vedere. Posso chiedere un prestito alla banca, raga. E in 3 giorni gli devo dare 1100. Buona santa. Loro mi danno 1000 e io gli devo dare 1155 in 3 giorni. Un culo, ma è tantissimo. Salve, buon uomo. Tutto bene? Grazie mille per averci scelto. Ma tantissimo, ragazzi. Io non ho i soldi nemmeno per respirare. Boh, prendiamoci questi soldi, ah. Grazie mille. Raga, mo adesso dobbiamo lavorare per la banca. Ma spacciamo, ma magari. Have a good day. 9,75. Come 9,75? Però metti più scaffali e più prodotti. Mo mettiamo subito gli scaffali. Allora, shop. Prendiamo un uomo short, un uomo long, un case master, un Blodaurus, uno Smooth, un Accupad, un Defender, un Protecta, un Gligrest, un Shieldfless. Tutto costo, tutto ma ci piglia. 1,130. Wow, spaccim, ma non ho il soldo. Arrivo. Mi faccio fare il soldo giusto giusto. E voilà. Porca. No! Allora, ma questi sono quelli di prima, ma non li voglio! Ho comprato gli stessi prodotti di prima! Date via! Dove li metti ora? Aspetta, mi serve l'uomo long! Dov'è l'uomo long? Maronna, guaiuma, questi... Ah! Buffone! Dov'è? 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 Buffone! Ma stu scemo! Dammi la mia cover! Dov'è? Tutto per una cover. Sto cretino. Non ti permettere mai più. Serve l'uomo long, ragazzi. Ok. Mettiamo l'uomo long. E anche l'uomo shorts. Cosa posso mettere? Queste? Ma dove sta il mio uomo shorts? Io non li vedo. Salve, buongiorno, arrivo subito, Siamo in rifornimento scaffalatura. Datemi solo un secondo che siamo in rifornimento scaffalatura. Eccomi qua. Vedi che vanno a ruba. Lo sapeva, raga. Sta roba va a ruba. Ti conviene mettere una roba ogni ripiano. Ma mi sa di sì, infatti. Io però devo levare questi cassi da qua, che sennò non la finiremo mai. Questi mi vengono a ruba tutto. I prezzi, se no non guadagno. Ah, cazzo, è vero! I prezzi! Show manager! Produce price! Allora, aspetta, vendiamo questo a 15. Questo a 10. Questo a 10. Questo 5, 5, 8. Questo mettiamo a 8. Questo 10, questo 10, questa 15, questo 10, questo 10, questo almeno a 15 lo dobbiamo mettere perché altrimenti è inutile. Questo almeno a 20 perché altrimenti non ci guadagno niente, signora mia, il tempo è difficile per tutti quanti. Questo lo mettiamo a 16 perché mi prude, mi prude. Salve, salve, ecco a lei, ecco a lei, vanno a ruba, guarda i cavi. L'uomo long va a ruba. Fai i prezzi e riapri. No, ho fatto tutto in tempo reale. Ragazzi, io sono una persona educata e composta.
Non vi preoccupate, ecco qua. Fammi andare a prendere i pacchi. Thank you. Madonna, quanta roba ho comprato, ragazzi. Quanta roba ho comprato. Si sposti, signora, che è davanti ai coglioni. Voilà, via anche questo. Salve, signora. Un bel mouse. Vada, vada, si goda il suo mouse a casa. Nell'intimità della sua vibrazione. Apriamo questo. Che metto anche questo qui. Via. Salve, signora. Ma quante belle cosine che ha preso. Le piace proprio un sacco la tecnologia lunga, vero? Comodo lasciare i pacchi in mezzo alla strada. Ciao, madre. Come ladro? Ciao, Squemba. Ma come ladro? Ragazzi, dov'è il ladro? Non l'ho visto. Non c'era un ladro. State mentendo. Mettiamo dei prodotti anche qui. Benissimo. Perfetto. Maronna, mi ha visto che ogni volta mi fa passare davanti al locale, mi fa prendere paura ai clienti. Ok, questo lo possiamo mettere qui. Droppo. Salve, signora. Ma che bel vestito. È in linea con il prodotto che ha comprato. Buona giornata a lei. Chissà perché il long e non il lo short. Raga, ma a tutti piace long. Bastardo! Una nuova email. Salve! Oh no, un meteorite colpirà la Terra! Qua, adesso? Vabbè, meglio comprare la tecnologia giusta però per sopravvivere. Basta con questi processi alle intenzioni. Ragazzi, è palestrato. Era palesemente cattivo. Tanto prendiamo i prodottini. Ma si chiamano horror? Ma non lo so. Che cazzo sto a vendere io? Ma siamo sicuri che vendo roba di mestiere? Non siamo tutti cattivi, dai. No, i palestrati sono tutti cattivi. Di fronte quello al mouse al 50%. Ragazzi, mi ha aperto il Media World. No, ragazzi, mi ha aperto il Media World. No. Oh! Oh! Ciao, Judy! Oh! No, raga, ma io tengo due scaffali di merda. Ma come ruba tutto? Non ce li ho, non posso rubare. Io tengo due scaffali di merda. No, venite da me, dai, che sono una piccola realtà. Thank you. Scegliete me, siamo una piccola realtà, non andate dai grossi. I grossi vi prendono in giro, è tutta fuffa. Ma guarda lì, escono tutti soddisfatti. Che tristezza. Che eccesso di nego. Ma perché noi siamo una piccola realtà, ragazzi? I wanted the shield flex. Signora, non mi rompa i coglioni. Lei è lo shield flex. Si flexi il culo. No, no, ma questo deve chiudere adesso. Sentite, vado a salutare le signore. Salve, signora. Salve, signora. Vuole entrare nel mio negozio? Bella signora. Venga, venga, che le faccio il prezzo buono. Signora, grazie per averci favorito. Bastardo! Siamo una startup. Ma sì. Salve, bella signora. Le piace la mia cover? Venga, venga. Vabbè, Anna Montana, qua arrivo. Vada pure. Questo è bullismo. No, ragazzi, io prevengo prima che curare. Dai, vi inculo coniugali. Questo non si chiama nemmeno, ragazzi. Cioè, ma voi come fate ad entrare in un negozio che non si chiama nemmeno? Sostenete le piccole attività. Ma devo comprare qualcosa? Perché ho 171 adesso? Perché ho così poco? Posso giocare alla lotteria? Salve signora. Ho pochi prodotti perché noi siamo una piccola realtà. Ma adesso lo diciamo a tutti. Non sostenete le grandi megalopoli del cliente. È brutto. Guardate che lì vi prendono i soldi senza nemmeno chiedervi il permesso. Guarda quanti clienti che entrano. Non viene più nessuno da me. Salve. Thank you. Have a good day. Metti la roba sugli scaffali. Ma non... Madonna, ragazzi. Ho fatto come profit meno $461. Però nessuno è rimasto insoddisfatto. È un grande passo avanti. Abbiamo una nuova email. Prodotto del giorno è l'Homo Short. Guarda, non l'avrei mai detto. Vediamo se ne abbiamo ancora altri. No, niente, c'ho le sigarette elettroniche.
E mi sono rimaste solo le sigarette elettroniche. Siamo aperti? Siamo aperti? Non andate. Ma posso cagare davanti al coso di questi? In qualche modo. Ah, posso prendere un impiegato. No, no, e chi cazzo ce li ha i soldi, ragazzi? E chi ce li ha i soldi? Non ho i soldi nemmeno per piangere io. Allora, compriamo un upgrade magari. No, ma non un upgrade, customization. Cominciamo a prendere un bel pavimento, direi. Io prenderei, per dare quel tocco di elettronico, un bel pavimento bello a scacchi zigzag. Bello, bello. Vedete che così quando uno entra effettivamente si sente immerso nell'atmosfera elettrica. Metti il nome al negozio. Si chiama Vinculo. Sei già in rosso. Il ladro! Bastardo. Fermato sul nascere. Sul nascere. Salve bella signorina. Ma voleva comprare. Non è vero. Non voleva comprare. Ma ragazzi, ma stanno andando tutti quanti da questo di fronte. Ma ragazzi, ma c'ho il vinculo coniugale, ma è bello, è una piccola realtà che fa cose, prodotti fatti a mano. Vanno di fronte. Ma abbiamo i prodotti fatti a mano. Poi ti lamenti che le persone vanno dalla concorrenza. Dove cazzo va lei? Dove cazzo va? Dove cazzo va? Che schifo! Chi entra in questo negozio merita il pestaggio. Sì? Non ci sono clienti. Che palle. Fatti ad Adano, come vi permettete? Ragazzi, io ci vado a picchiare tutti quelli che entrano qui dentro. Bastardo! Thank you, have a good day. Have a good day, esorda. Basta! Dove sei? Basta! Bastardo! Salve. Abbiamo una nuova email? Io li picchio tutti. Vabbè, qua dicono cose a caso. Tanto io metto salve bella signora. Eccola di nuovo. Non si devono permettere. Guardali, guardali come escono soddisfatti. Tieni, soddisfami questo pezzo di merda. Thank you, have a good day. Thank you, have a good day. Io gli meno. Io meno a tutti i clienti. Io menerò a tutti i clienti che vanno lì dentro. Così per paura non ci entreranno più. Per paura, quantomeno per paura. Vuole entrare, bella signora? Bravi, bravi. Madonna, qua vi aspetto io, davanti alla porta. Tiè. Becca di questo, becca di questo. Coglione, coglione. Invece di sostenere, vieni. Invece di sostenere le realtà dei piccoli imprenditori digitali. Bastardo. Figli indrocchia. Arrivo, salve. Buongiorno, scusi, siamo senza personale. Sei diventata una ballerina di cancà. Oh, maronna, ma abbiamo finito gli scaffali, aspetta. Io per picchiare la gente qua mi sono dimenticata di fare il mio lavoro. Allora, prendiamo questo. Mettiamo tutto a posto. Ok. Apriamo. Piripipipi. Ok. Pezze merda! Il boss del negozio è gentilezza e cortesia. Sì, infatti sono stata gentile nell'accompagnare per terra quell'uomo. The assortment is too small. Too small. Signora, ma siamo piccoli. Mi dia il tempo di allungarmi. Mi allungherò prima o poi e non saremo più piccoli. Però mi dia il tempo. Abbiamo 400 pesetas, ragazzi. Io direi di comprare qualche altra decorazione. No, dove stavano le forniture? Manager, customization, il muro mi serve. That's exactly what I wanted. Voglio il muro. Sì, maronna mia, chi però sta... Ma non viene nessuno, raga, non viene più nessuno. Sentite, se compro qualcos'altro, delle altre forniture... Tiè, mi prendo un'altra di queste cose, va, un'altra shelf. Così almeno posso mettere la roba. Salve, buon uomo. Ma buona giornata a lei, si figuri.
che l'amore e l'amicizia l'accompagnino sempre verso luoghi sempre più misteriosi. Grazie mille. La banca devi pagare. Fermati, spendacciona. Ragazzi, devo fare i soldi. I soldi non si fanno sugli alberi. Sotto zero per sempre. E ragazzi, ma devo fare i soldi. Fatemi fare. Sono imprenditrice. Salve, buon uomo. Siamo in rifornitura. Siamo in fioritura. Aspetti un attimo, arrivo subito. Ciao, Ambra. Iniziamo a prendere le foto dei piedi. Magari i piedi della signora, dai, che vanno meglio. Bentornati per 6 mesi. La banca aspetterà. Io ho messo tutto quello che potevo. Madonna, ragazzi, ho $70. Guarda lì. Guarda lì che continuano. Continuano imperterriti a entrare in questo negozio di me. Bambino di merda. Bambino, torna a giocare a Fortnite. Salve, come mi sta? Bello questo mouse, è un nuovo prodotto. No, cade ai bambini, no. I bambini sì, se entrano in questo negozio. Pure questa signora di merda, per esempio, se entra in questo negozio. Venite da me, vi inculo con gli occhiali. È il posto migliore dove prendere la propria tecnologia. Lo vede quel cavo? Questo è più lungo di quello della concorrenza. Noi ce l'abbiamo più lungo il cavo. Mica come quelli là di fronte. Quelli di fronte... Ma poi è moscio, è brutto, non si fidi. Nel negozio di fronte... Dai, c'è il 50% del mouse. Questi hanno il 50% di sconto sui mouse. Ma i mouse non ci sono. Ah, non stanno qua. Sì, ma è pieno di roba, ragazzi. Ma è normale che questi vinceranno. Sì, ma gli posso spaccare le cose? Sono tutti contenti di là. Perché sono tutti contenti? Compriamo altri prodotti, ragazzi. No, compriamo gli upgrade. Compriamo il Techie Treasure. Vedi, perché mo più possiamo andare avanti, più possiamo comprare della roba buona. Tipo le schede grafiche e ste robe qua. Però per il momento dobbiamo continuare a vendere cover di merda. Se magari comprassero un po' in più... Sentite, io aumento i prezzi. Customizzate, upgrade... No, product price. Questo lo metto a 10. Questo lo metto a 10. Parla con quelli col punto esclamativo. Aspetta. Mouse 100 e... Salve, signora bella. Prego, a lei. Stanno entrando ancora clienti. Attenzione. Lo vedo che prendono tutti quanti i gavetti, Vi piacciono proprio questi gavetti, Vi piacciono, ma buona giornata a lei. Chi è quello col punto esclamativo? È il barbone. Mi dice che... Dice, ho competizione. Per $50 il barbone entra lì dentro. Il barbone entra lì dentro e li ammazza. Vai, menaglie. Arrivo. Salve, buongiorno. Non ci scopriranno mai. Madonna, speriamo che ci va. Ma non ci va. Vai. A barbù. Chat è legale. Certo che è legale. È così che si combatte la concorrenza, ragazzi. No, raga, siamo poveri. Ma abbiamo 341 pesetas. Poi fatemi fare. Addio $50. Ma questo è andato. Ma mi sembra che vada. Ho una nuova email. Sì. Qua non mi ricoverano. Ciao, bambino. Solo una cover. Mamma mia, bambino, che braccine corte che c'hai, senti, vuole $250. Thank you. E si mette davanti al negozio di questo. Madonna, ragazzi, io però non ho i soldi. Cioè, non ho i prodotti nemmeno. Non ho nemmeno più i prodotti. No, Katia. Ma non... Questi vogliono il Blodaurus. Io non ho più niente. Ragazzi, ho finito tutti i prodotti. Non c'ho più un gam. Non c'ho nemmeno gli occhi per piangere.
Mi servono i prodotti. Sentite, prendiamo due pacchi di questo. Vedo che vendono bene anche questi. E prendo un paio di Homo Long e i Bloodaurus, che pure si vendono bene. Ma come 1060, ragazzi? Ma come 1060? Ma 1060 cosa? Ma io non ho nemmeno gli occhi per piangere. Ciao, Simmina! La banca ci sequestra pure il centro. E ragazzi, ma io come faccio a guadagnare? Oh, meno male che le persone cominciano a comprare un po' di più. Aspetta, altro prestito? Aspetta, magari possiamo chiedere un altro prestito alla banca? No, dobbiamo restituire prima i soldi di prima. Dobbiamo restituire prima i soldi di prima, ragazzi. Sentite, io devo parlare col barbone. Il barbone è l'unica mia mano che mi può dare. È l'unica mano che posso avere. Cioè io devo fare in qualche modo. Ma come guadagno? Dobbiamo distruggere questo posto. Io devo distruggere questo posto. Però ho finito i prodotti. No, non voglio incularmi. Esci. Non voglio incularmi. Va bene così. Torna indietro. Ragazzi, mi si è aperto. No. No, ragazzi, va bene. Basta. Dov'è il mio mouse? No, ragazzi, si è bloccato. Ti prego. No. Esci da qui. Mi sei bloccato. No, 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 no. Tanto ci rubano tu. No, stanno arrivando i clienti. No, arrivo. Arrivo. Thank you, have a good day. Thank you. Guarda quanti clienti ho. Madonna mia, continuiamo. Andiamo da dove sta. Dove ha salvato, mo, secondo voi? Ma ho finito tutti i prodotti. No, ragazzi, è finita. È finita. Senti, io prendo un paio di questi cosi. È 240. Io non ho più soldi nemmeno per ridere. È fallito. Abbiamo fallito. Siamo un fallimento. Ciao, you. Siamo un fallimento. Sei. No, che sei? Siamo un fallimento. Abbiamo fallito. Siamo dei falliti. Fammi comprare qualche altra cosa almeno. Compro. Che cazzo posso comprare? Una scatola di questi. E almeno una scatola di questi. Dai, 2,60. Ma sì, dai, almeno abbiamo qualcosa per far vibrare i nostri posti. No. Mettiamo questi qui sotto. Questi li mettiamo qua. Belli, sistemati. Questo mettiamo qua, giusto per ingombrare un po'. Apriamo, mettiamo i mouse, che vedo che i mouse vanno a ruba. Vedo che tutti vogliono i mouse, quindi li mettiamo qui. Apriamo il negozio, abbiamo 56 pippi. Tiè. Ma è sempre vinculo? Oh, che bello. Pure il barbone ha più soldi di noi, no, ragazzi? Dobbiamo distruggere la concorrenza. È finita. Dovevi aspettare a prendere il terzo scaffale. E io come facevo a combattere la concorrenza, ragazzi? Dovevo combattere. Ma che bel negozio vuoto. Vedi che Lenny Kravitz sbarbato è venuto però a comprare. Grazie mille per averci favorito. Vediamo un po' le recensioni. Manager. Review. La musica nel negozio è grandiosa. Bene, mi ha detto che la musica è grandiosa, quasi copre il rumore delle persone che si lamentano. Bene, puoi competere con Media World. Ho capito, ma... Cazzo, ragazzi, siamo a meno 274 dollari, perché la banca si è preso i miei soldi. Venite, vinculo, vinculo con Yukali, vinculo ragazzi, vinculo, vinculo è il negozio per voi, vinculo fa bene alla vita,
Entrate! Entrate pure! Dio, direttamente in negativo. Vabbè, mo li recuperiamo. Vediamo il negozio. Che smart che sei. Madonna, ragazzi, ma io non aprirò mai più un negozio. Ho già fallito. Signora, si può comprare qualche cavetto in più? Vinculo! Vinculo coniugali! Se la vita non vincula, vinculo io! Entrate pure! Ciao, bel bambino! Salve, non è che vuole entrare? Salve, signore, non è che vuole entrare nel nostro negozio? Non ha bisogno? Bella signorina! Come go away? Vabbè. No, ragazzi, io ho meno 150.000. Mena, chiunque avesse voluto investire su Yu-Gi-Oh! Dopo questo gioco non lo farà. No, ma ragazzi, ma no, allora, io ho un sogno, io ho una visione, e che voi non vedete la mia visione. Abbiamo fatto $34 di profit. Dai, poteva andarci peggio. No, poteva andarci peggio. Il prodotto del giorno è Omo. Vabbè, ho capito, ne abbiamo di Omo, abbiamo un sacco di Omo. Vinculo, vinculo è il negozio che fa per voi. Signore, lei incula? Lei incula parecchio. Venite, venite. Signorina, lei incula? E allora se incula, vinculo io. Venga pure, venga nel nostro negozio. È bello, che vuoi tu? Che vuoi tu? Ho una nuova email. Vediamo un po'. Vogliono darmi un cane. Dona $100 per salvare i cani. Ma io non ho i soldi manco per mangiare oggi. Che dollari per salvare i cani? Ma che succede? Succede che ho $109 di debito. Nessuno entra più nel mio negozio. Abbiamo un problema con i palestrati. Dobbiamo parlare con uno specialista. I palestrati mi stanno dando fastidio. Se non doni un cane morirà. Ma non hai soldi. Salve, vuole donare per un cane in difficoltà? No? Va bene, va bene, capisco, capisco. Inizia a vendere proteine. Ma siamo un negozio di Tex. Non possiamo vendere altro che non sia Tex. A lei, signore. Ragazzi, abbiamo quasi coperto il debito. Vi prego, forse riusciamo ancora a portarcela a casa. Vi prego, forse riusciamo ancora a portarcela a casa. Ragazzi, io provo a mettere dei prezzi più alti. Dov'è il mio coso? Dov'è il mio vinculo? Lo mettiamo a 20. Proviamo a mettere a 20. E il mouse lo mettiamo a 25. Salve. Buona giornata a lei. Ok, ragazzi, abbiamo $6. Ci possiamo comprare il panino. Ti ricordo che è un altro giorno di debito. Manca un altro giorno e dobbiamo fare $385. Un mouse a 25 te lo compri tu. Ragazzi, ma quando lo volete comprare un mouse? Che vendi sigarette elettroniche? Guarda, vendo solide realtà in questo momento. Mi serve mettere il prezzo anche della case, questo qui. È già 10. No, sono già altissimi i prezzi. Vinculo! Ma guarda lì, entrano tutti lì dentro. Bastardo! Thank you. Thank you. Salve signora! Thank you. Eccoci qui. Ma lo pestano pure, fanno bene. Se metti tutti i prezzi a uno, quando poi sono in cassa li alzi a 1000. No, perché se li hanno già presi. Se li hanno già presi non vale il prezzo di prima. Picchia il bambino. Ma perché? Chi è questo signore soddisfatto che esce da qui? Che cazzo mi esci da lì soddisfatto? Che cazzo mi esci? Vai a dare alle multinazionali. È un negozio piccolo, in piccola crescita. Davanti a te invece niente. Il cazzo. Vinculo. Vinculo è per voi. Lo so, su small, ragazzi. Ma che è sta violenza? Ma
guarda lì. Lì entrano ed escono persone. Io devo fare i soldi per il coso in banca. Io c'ho un sacco di gente che... lo so che volete il Protect Against. Raga, non ce l'abbiamo. Noi abbiamo poche cose, però sono tutte buone perché sono fatte a mano. Mica come di fronte che le fanno fare i cinesi in doppia fila. Dai! Very cheap. Senti, Miley Cyrus. Grazie a Dio è venuto Miley Cyrus, va. Meno male. 136, madonna mia, siamo veramente dei poveracci. È Armor Guard Pro. Ma chi cazzo se ancula l'Armor Guard Pro? Signore, ma vada a farsi fottere. Lei è l'Armor Guard Pro. Ma che cazzo di nome è Armor Guard Pro? Ma per favore, ma si vada a comprare qualcosa di più. Ma si vada a fare un clistere. Bastardo. L'Armor Guard Pro. Prendete la merce visto che hai soldi. No, ragazzi, ma io devo fare il... devo pagare le bollette. La città è esplorabile, eh? Sai che non lo so? Non penso, penso che qui si blocca. No, posso andare fino a qua. Posso girare qui intorno. Se picchi tutti non comprano. E tanto non comprerebbero comunque. Pezzi di merda. Ci sono due clienti. Corro. Godo. Salve. Buongiorno. A lei. Dai, per favore, paghiamo almeno il debito. Io se riesco... Protect Against. Signora, ma vada a fare... vada a fare la comparsa del film dei sette nani! Bastarda! Ma come? Che vuoi? Cosa volete? Cosa volete? Cosa volete? Non compra, entra e poi ha anche l'ardire di dire, calmante, anche l'ardire di dire, ah ma io qui sono venuta per, stai zitta, viene, lol, chi è che mi ha messo una stella con scritto lol? Ma allora, ma io non lo so, guarda lì, ma le recensioni di una stella, come si permettono? Mi regali un uomo short? Io non le regalo un cazzo di niente, signora. Vada a farsi fottere. Che di fronte le regalano le robe? Che è passato questa signora? La recensione da 4 stelle, ti prego. Fammi leggere. Dov'è? Ho preso un mouse con più bottoni delle mie dita. Lo so, capita. No, la keyboard era rotta. La mamma del cassiere costa un sacco, troppo... costa troppo. Ehi. Ehi. Chi è il bastardo che mi ha offeso la mamma? Bastardo! Signora? That's exactly what I wanted. Ma per favore, too expensive. Allora se lo vado a comprare di fronte. Vada, vada, vada. Vada a comprarselo di fronte. Signore pezzo di merda. Guarda lì, vestito come un cazzo di milanese che va in ufficio. Poi si mette a dire, dobbiamo fatturare, fatturare. Mi fatturi questo, vada. Mi fatturi il cazzo che ha cacato. Bastardo. Io non... sì, la mamma del cassiere, quindi sono io. Permesso ai palestrati che mettono una stella. Sì, ma ragazzi, ma gift me homo short. Ma come gift me? È Accupad Pro. Ragazzi, ma io ho bisogno di guadagnare. Dobbiamo pagare i debiti. Credo che picchiare le persone sia un'ottima strategia di marketing. Ragazzi, io non so più che cosa devo fare. Sto perdendo la volontà. Ma come mi dissocio dalla streamer? Ma io c'ho ragione. Questi entrano, vedi, e non comprano. Pochi prodotti, signora, ma se lei non li compra, sono pochi. E non ce la fa, vabbè, nessuno si può comprare le robe. È ora di fare clickbait. Madonna, ragazzi, non so che devo fare. Oddio, posso prendermi un prestito? Ragazzi, posso... allora, devo pagare 385 di bolletta e siamo a 226. Ho finito tutti i prodotti.
finito tutti i prodotti e ci sono troppi pochi prodotti. Signora, ma io vorrei comprarli, però posso chiedere un altro debito? Col 6% di tasse, lo so, dobbiamo dare 570 in più. In 3 giorni. Bambino di merda, ti blocco la crescita. Ti blocco la crescita, Cristo santo. Fuck off tu, bambino di merda. Vai, vai. Ti infilo il... Salve signora, eccomi qui. Thank you. A lei. A lei. Daily fee 1190. E però avremmo 3000 da fare. Dichiara fallimento e ciaone. Quale fallimento? I bambini no, i bambini sì, soprattutto i bambini. Sentite ragazzi, dobbiamo vedere cosa dobbiamo fare. Qui c'è una grande carestia. Qui c'è una... Oh, oddio. C'è una grande carestia, ragazzi. Una grande carestia. Non li faremo mai 1100 in un giorno. Abbassa il prezzo di uno short. E andiamo a abbassare il prezzo di uno short. Va bene. Upgrade, product price. Dai, lo mettiamo a 15. Lo mettiamo a 18. No. Lo mettiamo a 18. Tiè. Senti, che cazzo vuoi? Ah, ma non aveva rubato però. Andiamo a rapinare il negozio di frutta. Ma non aveva rubato. Era venuto tranquillo. Lo vedi che sei tu? E ragazzi, ma com'è expensive? Ma ragazzi, ma com'è expensive? Madonna che palle però. Questi comunque veramente, mamma santa, ma non sganciano un euro nemmeno per sbaglio, eh. Ma come tutte le review? Disaster. Il cassiere era lì che ti diceva compra, ti prego. Madonna, mi sono scesa le recensioni a 1.4. Oh no. Va bene. Allora mettiamola a 15. Dai. Vinculo con Yucali. Dio mio. Tocca dichiarare fallimento, ragazzi. Ma io non posso fallire così presto. Vi prego, ci sarà un modo per... No, ho sbagliato. Ci sarà un modo... Ciao, bambino! L'Accupad Pro non l'abbiamo in questo momento, l'abbiamo finito. Vi prego, magari iniziare una nuova partita. Questo sono io. Ma allora, Peach! Thank you. Ma ragazzi, eravamo arrivati anche al 10 livello. Sento già i mastini della banca. Raga, l'unica è... Forse possiamo ancora farcela. Abbiamo sbagliato tutto. Ma io che ne sapevo? Prendi soldi dalla banca, sostieni il coso dei cani e compra i prodotti. Devo sostenerlo. Io comincerei a dire che non ti funziona il posto, così fai un po' in nero. Tu non li inculi, li pesti. Ma li pesto perché non comprano. Assortimento è too small. E se non comprate sta roba, mi sa che tra poco l'assortimento non ci sarà più, signor. Pezzo di merda. Li odio i palestrati. Compra qualcosa prima che prende soldi in banca. Ma ragazzi, ma se compro qualcosa prima che mi prende soldi la banca, poi perdo tutto. Scusa. C'è un modo in cui io posso vendere il negozio? Posso dichiarare fallimento. Secondo me, ragazzi, è questo pavimento. È il pavimento che è sbagliato. Avremmo dovuto prendere un pavimento più chic, tipo questo. È per questo che la gente non entra da me. Salve. $100 il pavimento. Vedi? Sì. Loro si prendono l'infortunio e tu ti prendi una parte. Vero. Sono fake perché si fanno buttare giù da te. Magari io sono più palestrato di loro. Sentite, allora 385. Madonna, non finisce mai questo 385. Vai Carlisle, vai. 381. L'abbiamo quasi finito.
Meglio andare sotto ma con dei prodotti da vendere che stare su ma senza poter vendere. E anche questo è vero. Thank you. Anche questa è vera verità. Ma ho 400 pippi. Raga, dichiariamo il fallimento. Dichiariamo la fallizione. Dico che siamo falliti. Shop. Ma come faccio a dichiarare fallimento? Dai, qualcuno ha detto che mi ha dato 5 stelle. Ti prego, qualcuno mi ha dato 5 stelle. Che bello, finalmente si torna a fatturare. Vai di fallimento, torniamo a fare birre. No, non faccio. Ero così brava con le birre. Lo chiudi e te lo disinstalli. Ma come? Ciao Barbara, c'è la ripresa. No ragazzi, ma siamo, mi hanno scalato i soldi. Ragazzi, mi hanno scalato i soldi. Mi hanno scalato i soldi. È arrivata la banca. Sentite, io tento un tutto per tutto. Io tento un tutto per tutto. Facciamo un grandissimo danno alla banca. Prendo due prestiti, ragazzi, due. Io vi dico che ci possiamo sollevare. Io vi dico che però dobbiamo capire cosa fare. È chiuso? Ok, è chiuso. Dobbiamo capire cosa fare. Cosa shoppiamo? Mi sembra un po' too much. Due prestiti. Come fai a ridare indietro quasi $4,000? Tu fammi fare. Falliremo in grado. Ma come non mandarmi il curriculum? Fidatevi, io vi dico. Finiamo la giornata. Vedi che ho fatto 575 di profit? Raga, io vi dico che c'è una... Non c'è, c'è. Io vi dico che c'è. Altrimenti giochiamo in lotteria. Giochiamo alla lotteria. Betto. Autoplay. Potremmo vincere, magari. La banca ha già pignorato tutto. No. Diamoci il gioco d'azzardo. No, ragazzi. Ragazzi, io vi dico che ci possiamo risollevare. Vi dico che ci possiamo risollevare. Guarda l'email. Prodotto del giorno è l'Homolong. Io faccio tutto Homolong. Mi compro un sacco di Homolong. E... Yes, basta. Ho scelto quello che volevo. Prendo un po' di Homolong. Poi un Accupad. Questo. Safe Zone. Pippi. Ok, abbiamo comprato tutto. 1130. Mo vi faccio vedere io, ragazzi. Ci rimetteremo in sesto PES subito. Fidatevi di me. So quello che faccio. Via. So quello che faccio. Entreremo nel Guinness dei Primar. Apri. Yes, ragazzi, yes. Fidatevi di me. Sono sicura che possiamo rimetterci in sesto. Ci rimettiamo in sesto. Rimettiamo questa baracca lì dove dovrebbe stare. Sul podio. Via. E vi faccio vedere che tutto andrà per il verso giusto. Questi li mettiamo tutti perché questi vanno a ruba. Vanno a rubissima. Apriamo ancora. No, questi non mi servono. Queste sono le scorte extra. Prendiamo questo. Apriamo. Ficchiamo qui dentro. Va bene. Prendiamo il mouse. Il mouse è importante perché se li comprano tutti. Ciao Ska. I mouse sono importanti se li comprano tutti. Eccoli qua. Butta via. Oddio, aspetta, forse la scatola del mouse era vuota. Era vuota, si può buttare. Via. Apriamo questa. Quanto dobbiamo fare al giorno, ragazzi? Vabbè, non fa niente. Non vi preoccupate. Quello che dovremo fare, lo faremo. Perché siamo nati per fatturare. E noi abbiamo il fatturato tra le mani.
Tutto pieno? Bellissimo. Posso metterli anche lì sopra? No, non posso. Va bene, apriamo il negozio e voilà! Siamo pronti a vendere. Ed è all-in, signori. Sì, cambia i prezzi se no fallisci. No, tutti i prezzi giusti. Product price 5, 10, 10, 10 10, no, questo facciamo 14, 15, questo 13, questo 14, questo 13, questo 17, questo 25, questo 15, questo 12, va bene. Salve, buongiorno, vedete come tornano i clienti, il cliente ha sempre ragione. Alza i prezzi, li ho alzati, ragazzi. Mo è arrivato il nostro momento. È arrivato il nostro momento, noi ce la faremo. Vediamo un po' le review. Mo adesso faremo i soldoni incredibili. Vedi, 4 stelle. Ha preso una scheda grafica. Ma in quale negozio? Ma non è mio. Questo mi ha detto che l'ho ignorato per 20 minuti. Ma non è vero. Ma se non è vero, ma che cazzo stanno a dire? Raga, io darei anche i soldi al barbone. Dov'è il barbone? Ciao barbone. Io darei anche i soldi al barbone. E questo si piazza lì davanti. Tieni. Vai, vai, vai. Barbone si piazza lì davanti. Bravissimi. Ok. Bravo barbone. E nessuno entrerà più in quel negozio di merda. Mo ragazzi, questo è il nostro momento. Ciao Marcus, questo è il nostro momento, ragazzi. È il momento di colpire. Colpiremo durissimo, dove fa più male. Nelle palle. Vedi che arrivano i clienti? Io lo sapevo! Metta tutto a 20. Potremmo effettivamente. Così ora non c'è concorrenza. Vedi come entrano i clienti? Madonna ragazzi, io vi dico! Dove manager? Aspetta, salve belle signorine. Gemelle? Madonna, stanno arrivando un sacco di clienti. Oddio, che emozione. Non ne vedevo così tanti dagli anni 80. Oddio. Non ne vedevo così tanti da quando ho aperto il profilo di OnlyFans di mia mamma. Upgrade, product price. 12. Basta. Why I came here? Why? Venga che facciamo il prezzo buono. Voilà. Venga, facciamo il prezzo buono, ragazzi, fatto. Come, chiedo Venia, che c'è? Come svoltare inculando? Ragazzi, io vi ho detto che avevo un piano e il mio piano sta andando in porco. Qua stanno comprando tutti i gavetti comunque. Io mi sa che questo gavetto lo devo aumentare. Lo devo mettere almeno a 20. Lo metto a 20 perché così almeno... Bambì, a 20? Costa 20, bravo. Ciao bambino, salutami tua mamma che dopo passo a darle una botta. Very cheese burger. 25, questo lo metterei quasi a 30, però vediamo. Bambino fregato in diretta. Katia, che c'è? Cosa volete? Ciao Kernel. Vediamo un po', yeah. 1600, raga, 1600 fatturato, vedete? Madonna, ragazzi, abbiamo svoltato. Ma stanno a pigliare tutti i gavetti, però. Raga, io ho finito i gavetti quasi. Guarda lì. Mi stanno a finire i gavetti. Sti bastardi, comprano tutti quelli. Salve, cavetti? Guarda, avrei immaginato. Good day a lei, good day. Fammi vedere le review. Madonna, ragazzi, stiamo salendo di nuovo nelle review. Fermi. Ordina altri cavetti. Sì, ma infatti mo li ordino. Ordiniamo subito altri cavetti. Shops. Furnitures. Home Along erano? Compriamo altri due pacchi di Home Along. Madonna, speriamo che fosse... Volevano i lunghi, no? Non i corti. Giusto. Thank you, have a good day. Ok. 1630, Madonna, raga, facciamo il botto. Facciamo il botto. Qua sfondiamo. Io sfondo. Lo sfondo! Nessuno entrerà più in quel negozio di me.
in quel negozio di merda. Nessuno, anche se veramente io non ci entrerei mai qua. Siamo a 1630. Salve signora bella. Bella signora Umaron. Umaron, la cassa. Salve. Scusate, mi è sfuggita la cassa dalle mani. Mannaggia. Aspetta, la metto qua sotto. Ecco qua. Mi era sfuggita la cassa dalle mani. Arredamento rivedibile. Ragazzi, l'arredamento è quello che fa la differenza. L'arredamento povero fa capire a tutti che è giusto per le loro tasche. Guarda, guarda, il barbone lì davanti mi sta facendo proprio un ottimo lavoro, raga. Mi sta facendo un ottimo lavoro il barbone lì davanti. Io vi dico. Thank you. Faremo i soldoni. Quanto devo dare alla fine di questa giornata alla banca? Allora, facciamo il calcolo. 3,85 più 5,95. 3,85 più 5,95. Quanto dobbiamo fare? È rustico. Sì, sì, sì. Il titolare mi ha lanciato la cassa. Allora, vediamo le review. Siamo a 4 stelle, raga. Sono 9,80 al giorno. Gulo fa fallimento. Ma qua fallimento. 9,80 al giorno. Ragazzi, li facciamo. Li facciamo. Basta comprare soltanto il prodotto del momento e vi faccio vedere che le persone di rimando compreranno tutto il resto. Allora, riforniamo un'altra volta. Ok. Salve signor bello. Vuole solo questo? Solo l'Homo Long? Va bene. Rimettiamo a posto questo. Lo posiamo. Salve signore. È manco il tempo di mettere in cassa, però. Di mettere sul bancone. Datemi il secondo. È che qui è... Mica siamo veloci come voi. A comprare. Arrivo, Bella signora uscita dal film dei sette nani. Scusi se l'ho picchiata l'altro giorno, signora. Io soffro di attacchi di rabbia. È un casino. È un casino, signora. La mia vita è terribile. Però adesso sono una persona nuova. Una persona nuova e piena di belle speranze. Belle speranze, signora bella come lei. Faccia posare. Ok. Eccoci qua. Eccoci qua. Basta insultarla. Non ho detto che è una bella signora. Ah, siamo a 2000. Miley Cyrus che arriva. Raga, io mi sa che devo comprare altri cavetti. Perché troia? Dov'è? Dov'è? Bastardo! Thank you. Have a good day. Ragazzi, io... Io veramente non ho più parole. Non ho più parole né lacrime. Allora, ci sono finiti gli horror. Ci sono finiti quasi anche i cavetti. Quindi, allora aspetta, fammi andare a pagare prima la signora. Ciao bambino. Ci sono finiti i cavi lunghi, che io ne prenderei due. Ci sono finiti i cosi, che io ne prenderei due. E ci sono quasi finiti anche gli horror. E io ne prenderei uno. Maronna, 8,44. Però che spacci, ma costano un sacco queste cose. Allora, riapriamo il tutto. Mettiamo i mouse al loro posto di battaglia. E voilà. Salve signore. Ecco a lei. Madonna, devo fare un sacco di soldi. Devo fare un sacco di soldi. Adesso o mais plus. No, dammi qua. Mi sa che il barbone vorrà un aumento. Raga, il barbone l'aumento se lo piglia un'altra volta. Un attimo, qua non è che mo posso dagli aumenti ai barboni a caso. Ecco, venite a comprare ancora, mi raccomando, che qui mi servono più soldi. Allora, questi sono altri mouse. No, per il momento non ci servono, però ci servono i long. Che qua le cose lunghe non sono mai abbastanza. Very cheap. Vedi che la signora dice che sono very cheap. Vedi che so. La convenienza. Quando poi capiscono che la convenienza la fa il fatto a mano, cambiano tutte quante. Vedi la direzione. Il ladro, dov'era?
dov'era, ragazzi? C'era un ladro? E quindi aumentiamo. Certo che aumentiamo, ma aumentiamo subito il prezzo delle, dei cavetti lunghi. Allora, management. Produce price. Mettiamola a 22. Voilà. Expensive? Dicono che sono expensive. Thank you. Allora mettiamola a 21. Non vorrei che poi si arrabbiassero. Produce price 21. Yeah. Salve, signorina. Have a good day. Good day a lei. Good day. Toh. Infiliamo. Infiliamo anche qui. Infiliamo da tutte le parti. Eccoci qua. Thank you. Ed ecco qua, ragazzi, ci siamo ripresi come niente. Ci siamo ripresi come niente. Quali sono le review? Che schifo. Uno ha scritto un pene. Uno mi ha disegnato un pene come review. Intende scadente. Ma come ti permetti? Che questa è tutta di qualità. Alza tutto a 15. Allora, mettiamo 15, questo è 21, qua abbiamo messo 25 e qua, sì, ma dice che è too expensive. Arrivederci. Salve signore, ma dice che sono expensive. Ma non rimbi tu cazzo, sapete chi è expensive? Vostra mamma. Bastardi, expensive a me. Expensive. Le vostre mamme sono expensive. Thank you. Eccoci qua. Ok, si sono presi i soldi, ragazzi. Hanno già cominciato. È expensive, signora. Dovrebbe vedere il prezzo di sua madre al mercato delle zoccole. È grave. Grave. Nelly Kravitz ha speso 6 milioni di euro. È fatto bene. Così che si fa. Allora, ragazzi, sono le 22. Io devo fare ancora più clienti. Devo fare ancora più clienti. Ve l'ho detto che comunque ce l'avremmo fatta. Vedi che siamo stati in bilico tra tanti e falsi dei. Ci ha preso gusto. Io dico che siamo stati in bilico tra tanti e falsi dei. Invece, se riesco a superare anche il terzo giorno, non cantare ancora vittoria. Ma siamo a 1.900. Lavoriamo fino a mezzanotte che c'è il cavo long. Sì, ma infatti devo vendere tutta questa roba qua. That's exactly what I wanted. Sì, la signora voleva questo. Signora bella, quanto abbiamo guadagnato? 349, raga, 349 di guadagni. Nuova email. Vediamo il prodotto del giorno. È l'Accupad Pro. Ok, andiamolo a comprare subito. Ne prendo un paio, me li faccio trasportare e voilà! Siamo pronti per rifornire i nostri scaffali di gustoso Accupad Pro, che sembra il nome di un farmaco andato a male, l'Accupad Pro. Va bene, mettiamo questo qua, ok, a posto. Buongiornissimo, signorina. Ciao Phoenix, siamo ricchi ma fino a un certo punto, non cantiamo troppa vittoria. Io l'Accupad lo metterei anche a un prezzo più alto. Produce price è a 16, lo mettiamo a 20, ragazzi, tentiamo la sorte. Sembra quelle cose che vendiamo meglio a shopping per dimagrire. Ragazzi, ma non c'è più il barbone? No, raga, $250 sono giornalieri. Oh Cristo, oddio no. Allora, questo gli vuole spaccare il vetro per 500 euro. Thank you. Have a good day. Investimenti. Yes. Investimenti. Investiamo. Io investo. Soldi, nessuno ci entrerà con i vetri rotti. Nessuno. Beh, vedo che avete fatto un bel casino qui dentro. Mamma santa, che schifo. E chi vorrà mai entrare in un negozio tutto rotto?
sta diventando avida. Quale avida? Devo pagarmi i debiti. I debiti. Sta diventando una mafia. Ragazzi, siamo. Questo è il mondo del business, è un mondo di squali. E io squalano. Sbambino! Ciao! Ti hanno appena fatto le sopracciglia, vedo! Che bello che sei! Ma no, ragazzi, ma come è finito tutto? Oh Gesù! Aspetta che mi è finito tutto. Allora, un attimo. Prendiamo un pacco di questi. Arrivo! A voi! Thank you. Sì. Ma stanno comprando tutti sto horror. Mannaggia, oh. Mazza, proprio sono venuti con la cattiveria. Sì, 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 arrivo. Arrivo, eccomi qui. Il tempo che rifornisco. Datemi il tempo di rifornire. Piripipipi. Ok, e vado a comprarmi altri AccuPad Pro. AccuPad Pro. Sì. Eccoci qui. Sono in cassa. Ancora. Nato cliente. Madonna mia, quanta gente. Pazzi. Pazzi. Datemi il tempo. Sì, signor. Arrivederci. Uff, uff, uff. No, no. Bastardo, bastardo. Mi stava per rubare le cose. Dannato lardo. Dov'è la mia scatola? Arrivo, ragazzi, scusatemi, siamo in rifornizione. Porca Eva. Via, eccomi, eccomi. Madonna, quanta gente alla cassa. Perdonate l'attesa, purtroppo siamo senza cassiere. Il cassiere ha dato le dimissioni perché eravamo un negozio bellissimo e lui non era abbastanza bello. Gulo che fila, assumi un pips. Ho capito, ma se assumo un pips poi lo devo pagare. Questi non fanno gavetta gratis, raga. Madonna, ragazzi, ma a me stanno comprando di tutto. E io ho finito tutti i prodotti. Aspettate, fatemi chiudere un attimo il negozio. Io devo ricomprare tutto. Allora, gli AccuPad sono finiti di nuovo, quindi ne prendo un altro paio. Poi vi direi che prendiamo anche un Homo Long, che vanno sempre di moda, e un Bloodaurus che va sempre di moda. Quindi prendiamo tutto e daje, prendiamo tutto, apriamo, mettiamo tutto sugli scaffali al volo e poi torniamo a fatturare. Torniamo a fatturare prima che il cliente possa avere sempre ragione. Perché il cliente ha ragione soltanto di tanto in tanto. Oddio, li ho messi tutti storti. Vabbè, non fa niente, dai. Tanto li compreranno in un attimo. Sono le 14, voglio di fa. Posso fare i doppi turni, i tripli turni. Dov'è che mancano? Qui sopra. Va bene, mettiamo uno qui sotto. Che male non fa. Tiè. Negozio aperto di nuovo. Pro. Negozio aperto di nuovo. Va. Ecco. Oh. Aggiorna il negozio. E come lo devo aggiornare il negozio? Guarda i soldi che fai, assumi. Ma chi devo assumere? Ragazzi, io non abbiamo i soldi nemmeno per mangiare. Ma siete scherzando? Siamo pazzi? Non è il caso adesso. Troppo poco. Dobbiamo arrivare almeno a 5.000 pesetas. Poi dopo forse possiamo capire. Uno stage non retribuito. Ma non nessuno ormai si fa più fregare così. Paghiamo i debiti prima, sì, ragazzi, perché altrimenti veramente poi ci inculano. Io vorrei vedere un attimo dove stanno le mie reviews. 4.4, raga. La nuova webcam è così chiara che puoi vedere tutte le mie emozioni. Lo sapevo, solo roba di qualità. Solo roba di qualità dalle mie parti, ragazzi. Solo qualità. Guarda lì, che fila incredibile. E chi l'avrebbe mai detto che un giorno avremmo visto così tanta fila. Quanto costa un dipendente? Lo devo pagare $100 al giorno, ragazzi, ma siamo fuori con la testa. $100 al giorno sono tanti. Ma io ho già finito la roba. Santo cielo, raga. Però non è possibile vivere così. Grazie al barbone. Grazie a tutti i soldi che gli abbiamo dato. Ma vengo io per $100 al giorno. Appunto.
Cioè, ma manco con 3 lauree prendi così tanti soldi, ragazzi. Ma adesso, infatti, sono, chiedono troppi soldi. Ciao, gente. Ma quale expensive? Va, segno, ma torna a fare da buzzicozza, va. Ma non lo so, questa arriva, prende. Ma che è sta Karen? T'anna a casa a cattare l'occupad pro, va. Fa dei 2 TikTok frenzoli napoletani. Sta scema. 3.000 al mese? Infatti, non li guadagno io 3.000 al mese. Ma noi non paghiamo le bollette, tipo, di questo posto? Prezzo! Pezzo di merda. Lo vedete quel cadavere? Se lo stanno portando appresso. È così che vi trovate. Se venite a rubare qui dentro. Oddio, aspetta. I think this product is too expensive. Ma com'è expensive? Oddio, ho finito tutti i prodotti. Aspetta, ho finito tutti i prodotti. Compriamo altri Accupad. Altri questi. Madonna mia, però io non posso più vivere la mia vita così. Oddio, ma il signore mi parla ancora. Ordini più massicci. Ragazzi, se io faccio ordini più massicci, chiudo. Cioè, chiudo il negozio. Poi veramente mi trovano in carcere. Devo al massimo... Allora, riforniamo un'altra poco qua. A posto. Che vedete, appena faccio un ordine mi scadono 700.000 euro. Qua devo vendere ancora, Qua devo vendere ancora. Però il barbone mi voleva parlare. Voglio vedere un attimo che vuole il barbone. Riapriamo il negozio e controlliamo che vuole il Barbons. Barbons? Dov'è? Eccolo lì. Ha detto che mi vuole dare qualcosa al 50% per 1500 dollari. Ah, perché è andato a rubare da loro? E ha detto che mi rivende la roba che ha rubato da loro a metà del prezzo. Quindi mi rivende praticamente la roba che ha rubato da loro per 1500 dollari. Compra tutto. Ma non ho soldi, ragazzi. Questi mi devono prendere 1000 dollari solo di tasse. Lo faccio dopo. Spero che sia una fornitura che dura un po', però. Il barbone è il miglior imprenditore, ma anche di me. Cioè, lui è l'imprenditore di questo posto, non io. Praticamente. Oh, finalmente di nuovo la clientela bella che torna. Che bello. Sì, continua così, non si può contrattare. E mi ha detto che mi vende già il 50%. Cioè, più di quello, i gemelli Gravitz. I gelelli Gravitz. Gelelli, gelenni, ma io non so manco parlare. Dove voglio andare? Salve. Eccolo. Prendili. Cosa? Chissà che se ne fa la gente di tutti sti cavi. Ragazzi, i cavi possono servire sempre. Voi non sapete mai quando nella vita vi possono servire dei cavi. È importante averli. Chi compra i mouse? Chi compra i cavi? Mi sono finiti gli horror, raga. Sti bambini di merda che comprano un sacco di horror. Guarda lì, guarda. Che sono sempre gli stessi 10 clienti. Vabbè, ho capito, ma saranno i parenti. Capito? Salve signore, siamo arrivati quasi a 3.000 pesetas, raga. Ma com'è expensive? Ma vai a battere sui vicoli di Bombay e poi vediamo se sei expensive pure tu. Scusate, io non posso mai lavorare nel pubblico comunque. Chiudiamo. Chiudiamo perché altrimenti qua mi denunciano. Allora, cosa mi può servire? Dei mouse. Dei mouse che sono sempre importanti. Compriamoli un attimo al volo. Io non posso mai lavorare nel pubblico. Vai dal barbone. Ma se vado dal barbone mi ciula, ragazzi. Ma non ho tutti questi soldi. Nel privato i calci sono più accettati. Beh, sì. Magari a qualcuno possono piacere, capito? Riapriamo.
voilà, voilà e voilà. Siamo aperchi. Si fidi, compri dal barbone. Per 1.500. Prendiamo. Dove me li dai? Ah, sono qua. Ragazzi, per due scatolini. Io non mi devo fidare di voi. Due scatolini a 1.500. Ma siamo stronzi. Salve. Io vi sparo. Io vi sparo. Cioè, due scatoloni, questo era. Due scatoloni di roba che non si incula nessuno, fra l'altro. Per 1.500. Ma qua è iPhone. Io vi odio. Vi odio. Vi odio. Guarda, se falliamo, me la prendo con voi. Da lì, guarda, guarda lì. Se falliamo, me la prendo con voi. Salve, signorina. Non mi venga a dire che è expensive qui, che sua mamma è ancora più expensive e nessuno si è mai lamentato. Ti sei fatta scammare. Ma da voi mi sono fatta scammare. Mi avete detto, ah no, prendi, prendi, ma quelle conviene, ma quello fa un prezzo buono, Prezzo buono. Barbone fa un prezzo buono. Quando in guai i barboni fanno i prezzi buoni? Abbassa i prezzi degli invenduti. Questo qua, quindi il Cutscene Pro, Product Price, che è questo, suppongo. Lo facciamo a 12. Ok. Salve. Salve. Vediamo un po'. Vedi, ora cominciano a comprare, effettivamente. Direi che con tutti i soldi che gli hai dato non è più barbone. Sì, ma infatti è diventato il nuovo Bill Gates. No, non c'è l'homo short. Ah, cazzo, è vero, ragazzi, non ho preso l'homo short. Mi serve un homo short e un homo long. Io li comprerei al volissimo, dai. Ma expensive ci sarà la puttana di tua mamma. No, Katia. Sì, eccomi qui, arrivo. Ok. Arrivederci. Vada, vada. La roba rubata quanto costa? Non lo so. Katia, calma. Io vi ho detto che non posso lavorare nel pubblico. Io vi ho detto che non posso lavorare nel pubblico. Allora, andiamo a mettere altri due gavetti qui all'interno del nostro bellissimo locale. Quanta fila! Salve! Mi hanno già scalato i soldi del giorno? Mo stiamo veramente con i pacchi nel... Abbassa le cover. I dev ti sentono, ma quelli dev mi devono sentire. Allora, ragazzi, no, devo fatturare ancora di più. Perché non... Devo abbassare i prezzi delle cover. Allora... Produce price 5, facciamo 12. Facciamo 12 per queste cover di merda pagate 1.500. Le signore che battono sui viali. Sì, grazie, arrivederci. Abbassato le cover, raga. Sì, io ero entrato, ho guardato e sono uscito per qualche strano motivo. Noi quanto abbiamo ancora da spendere qua? Madonna, ancora un altro giorno, ragazzi, non ce la faremo. Arriviamo sempre pelo pelo. Arriviamo sempre pelo pelo. Sono le 23. Venga, venga. Mi entri lei nel negozio. Mi entri, che qualcuno deve entrare qui. No, ragazzi, se io cambio giornata è finita. Ma escono tutti. Raga, non dovevamo spendere quei 1.500. Se non spendevamo quei 1.500 per quel barbone di merda, mo avevamo $1.500 in più. E non entra più nessuno perché abbiamo finito la giornata. Bello, abbiamo fatto un dollaro di profitto. Bravi, complimenti. Manco il caffè da Starbucks mi posso prendere. Andiamo a vedere qual è l'email del giorno.
Ah, Smooth Surface Elite. Allora, dobbiamo comprare quindi gli Smooth Surface. Smooth Surface. Andiamo a comprarli. Salve, buongiorno, accomodatevi pure che noi apriamo tra poco. Apriamo tra poco, il tempo di rifornire il locale. Riforniamo il locale e siamo da voi. Rifornisco e sono da voi, eccomi. Tenga, arrivo. Salve, come mi va? Come va la sua vita? È expensive, signore. Purtroppo i prezzi li decide il mercato, non li decido io. Mi faccia vedere quanto, a quanto l'ho messo questo. A 20, a 15, io lo metterei a 16. Lo metterei a 16 perché non si sa mai. Vedi, questi stavano già là. L'inflazione, nonostante tu ti affidi ai fornitori poco raccomandabili, non sei il rosso. Per poco però. Thank you. Ma come expensive? Ragazzi, ma costa un dollaro in più, ma Cristo santo. Ma dai. Thank you. E fatela sta scommessa. Ragazzi, ste cover non se le sta comprando nessuno. Quello mi ha scammato proprio alla grande, mi ha scammato. Mi ha strascammato proprio. Prodotti di alto valore per 1500. La mamma del barbone. La mamma del barbone. Sto barbone oggi che vuole? Dov'è quel bastardo? Non lo vedo. Come mai non c'è? Mi turba il fatto. Almeno 1200 te li porti. Che bello. Ci perdi ma meno. Pensa. Pensa. Salve, buongiorno. Ah, il pezzo di merda è lì e gira. È lì e gira. Come il mona che è. Te, fammi rifornire qua. Eccoci qui. Eccoci qui. Arrivo. Tieni, via da queste cover, per favore. Levatemele davanti, perché non le voglio vedere più. Le odio quelle cover. Le odio quelle cover. Toglietemele. Ormai è ricco, sì. Toglietemi queste cover che non le voglio vedere più. Madonna ragazzi, siamo nell'ora di punta. Io ho finito i prodotti. Io ho finito i prodotti. Devo ricomprare tutto. Devo ricomprare tutto. Mi sono rimaste solo le cover. Tenga signore. Fatemi chiudere un attimo qua. Chiuso, è tutto chiuso. Vediamo un attimo. Devo ricomprare. Era l'Accupad. No, non era l'Accupad. Cos'è che devo comprare? Lo Small Freshfis. Prendiamo anche una di queste. Un uomo long e un uomo short che fanno sempre bene. E vabbè, compriamo. E riforniamo un attimo al volo. Perché altrimenti... Vai in pausa pranzo. Non c'è pausa pranzo per chi deve fatturare. Non esiste la pausa pranzo, esiste solo la pausa timore. Allora, mouse, che questi sono sempre buoni, la gente li compra sempre, piacciono sempre a tutti. Li usano spesso come oggetti sessuali. A posto, anche questi è andata. Ladro! Guarda, per il momento non gli faccio nulla, soltanto perché avevo le mani occupate. Però mo mi sente. Queste le mettiamo qui a posto, queste le mettiamo qui sotto e dovremmo aver finito. Sembra tutto in regola. Benissimo, riapriamo il negozio, via, che abbiamo un sacco da fatturare ancora. Prendi un dipendente. Lo so ragazzi, ma se prendo un dipendente io devo pagare il dipendente e i debiti. Capite che non funziona. La letteria della concorrenza non la sistemano. No, infatti non ci va più nessuno. Penso che abbiano chiuso il negozio, ragazzi. Che non ci va più nessuno, vedete? Siamo riusciti a far fallire. Pezzo di merda! Siamo riusciti a far fallire. Non ti senti in colpa? No. No. Ho vinto. Prenditi la merce, così la vendi. Sì, che è quello che ho fatto con il barbone di merda che mi ha detto che aveva rubato nel negozio di fronte e mi ha venduto per il prezzo buono. Il prezzo buono era 1500, mi ha dato delle cover di merda che sto rivendendo a meno. Dai che stanno finendo le cover. Madonna, lo spero. Non le voglio vedere mai più. Mai più.
Ho detto prenditi, mica compra. Non posso prendere. Non posso trafugare. Altrimenti l'avrei fatto. Good day, good day. Good day a voi. Fammi andare a vedere, magari posso trafugare. Posso trafugare? No, non credo, raga, non posso trafugare niente. La tristezza posso trafugare. Eccoci qua. A lei, a lei. Mo sblocco tutti gli achievement. Poi te che fai, affari loschi. Alla fine ci fai 2.400 con le cover. No, di meno, ragazzi. Intanto mettiamo quest'ultima qui. Mettiamo questo. Il bambino voleva il cavetto. Questa era l'ultima, mi sa che abbiamo. No, non è vero. Very cheap indeed, ragazzi. Venite a comprare da me, che sono cheap, ma anche un po' chop. Ho letto ora l'insegna. Ma come, non avevi visto il culo con gli ugali? Raga, è finito di nuovo la roba buona qua. Cosa mi può servire più? I gialli. Dio, Dio, Dio. Salve. Mannaggia, voglio, però siete troppi. Ma mi serve un cassiere. Siete troppi. Prendo uno short. Prendo un long. E basta. Few products. Se mi date il tempo di refillare, bastardi. Quanto state a lamentarvi, però, pure voi, eh? Dai, datemi il tempo. Fatemi respirare. Uscite fuori dal mio locale. Oh no, il barbone mi sta di nuovo chiedendo le cose. Ho paura quando il barbone mi chiede le cose. C'è uno scam in arrivo. Allora, mettiamo questo di nuovo a posto. Questa si può buttare. Queste vanno rimesse negli scaffali. A posto. Ora vorrà $1000, ma minimo. Vediamo un po'. Questo qua ci mettiamo solo questi che sono i top vendita. Tizio cercava i Bloodaurus. I mouse. Ah cazzo, non abbiamo più i mouse, li abbiamo finiti. Mannaggia tutto, mannaggia, abbiamo finito i mouse. Raga, come si fa senza mouse? Prendiamo pure i mouse. Tiè, così almeno abbiamo tutto stoccato. Voilà. Tiè. E mouse 1. Mouse 2. A posto. Riapriamo il negozio. Che devo fatturare. Dov'è quel basta? Pezzo di merda! Thank you. Ciao Ile. Dov'è il signore? Eccolo qua. Allora, voglio finire questa roba. Ho del materiale esplosivo. Dice che mi vuole dare del materiale esplosivo per $5000. Vabbè, manco ce li ho, quindi tutto a posto. Salve, eccomi. Materiale esplosivo, guarda, spero che sia veramente esplosivo, nel senso che lo fa esplodere una volta per tutte. Io mi libero di quel barbone del menga. Ragazzi, il prezzo qui io lo sto mettendo giusto. Io lo metterei a 20 questo, però, perché è expensive, ragazzi. Lo so che è expensive, però i prezzi purtroppo sono quelli che sono. La vita è cara e pagare un affitto a Milano è difficile. Quindi non guardate me, purtroppo. Oh, bambino, scusami. Non guardate me, purtroppo l'affitto a Milano costa e uno deve pur campare. La piccola attività di famiglia deve crescere. Ci faceva comodo solo quando faceva il bullo di quartiere. Sì, ma infatti a rivenderci la roba non ci serve. Abbiamo il monopolio adesso. È vero, siamo anche l'unico in città. Con quello zainetto da Maranza ci merita solo i calci sulle gengive. Peccato che non lo possiamo picchiare. È il primo palestrato che vedo entrare e che compra. Metti a 18. Cosa? Cosa a 18, ragazzi? E questo? Mettiamo a 18. Tiè, arrivederci.
quello del giorno. Tutti gli altri li ho uccisi prima che entrassero. E ma che ne sapevo io? Ciao Fefa, non ti preoccupare. Ma come expensive, bambino di me? Ma io ti blocco la crescita, sto nano da giardino. Personalmente cacci in culo che farà. Ragazzi, io vi ho detto che la violenza serve. Io vi ho detto che la violenza è essenziale per far imparare. Sentite, io ho finito i gavetti. Comprerei anche altri due gavetti. Che sti gavetti vanno a ruba. Io non ho capito la gente perché. Perché la gente si continua a comprare sti gavetti. Però li compra. Good day, good day, good day, good day. Arrivederci. Mannaggia, bubà. Ma manco il tempo. Manco il tempo. Ma expensive ci sarà sua sorella. Se mi fa concordare. Arrivo, eh. Arrivo. Sono subito da voi. Voilà. Eccoci qui. Sono arrivata. Sono in cassa. Eccomi qui. Dicono tutti che il Blood Aurus costa troppo. Andiamo a mettere il prezzo al Blood Aurus. Però questi hanno rotto anche le balle, eh. Spendessero due spiccioli per 22. Dai, spendessero due spiccioli per comprarselo il mouse. Vogliono andare a fare i pro player su COD e Fortnite. Dice che l'Homo Long è expensive. Dio mio. L'Homo Long lo mettiamo a 20, dai. Te lo metto a 20, così non caghi più il cazzo. Rompi balle. Va bene, vuoi altro? Non so, vuoi che ti faccia pure un bucchì? Dobbiamo riabbassare lo spray, non lo comprano. Come dobbiamo abbassare lo spray? Ma è a 18. Vabbè, lo mettiamo a 17. Vediamo se lo comprano. È il product of the day. Bello che mi stanno effettivamente comprando tutto il resto tranne quello. Manco Miley Cyrus. Vabbè, dai, lo mettiamo a 15. Mannaggia, guarda che rompi coglioni. Che rompi coglioni. Katia, che c'è? Prendi una dipendente. Eh sì, ma infatti la comprerò, la prenderò una dipendente. Con 2000 di fatturato. A 16 compravano. Fai anche tu il Black Friday. Vedi, dicono very cheap adesso. Mo se li sono comprati tutti quanti. Guarda, veramente sono dei figli di puttana. Sono dei figli di puttana. Ti odio, loro e le loro mamme. Ma io ho finito i prodotti. Scusate, negozio chiuso. Ho finito tutti i prodotti. Mi hanno sgusciato tutto. Mi hanno sgusciato. Ma manco il tempo. Mi hanno succhiato via l'anima. Allora, abbiamo preso tutto quello che serve. Ok. Andiamo a comprare di nuovo. Madonna, vedete ragazzi, il tempo che vado a comprare comunque. Finisco tutti i soldi. Non ho ancora abbastanza soldi. Devo andare a chiedere un altro prestito alla banca. È l'unico modo per vincere. Cioè, è l'unico modo per vincere. Chiedere prestiti alla banca. Non è possibile. È una vita d'inferno. Prendiamo questo, via. Ma no, sta andando bene. Ma bene nel senso che va tutto male. Riapriamo. Quelli mi devono ancora scalare gli ultimi giorni qua. Vedi, la banca ancora mi deve scalare. Devi prendere le licenze nuove per poter prendere roba che vale di più. E allora ragazzi, io compro la licenza nuova. Aspetta che c'è la signora in cassa qui. Salve. Salve. Devo prendere la licenza nuova. Cos'è? Products? No. Managers. Upgrade? No. Review. Storage. Custom? No. Suppliers. Ah, questi. Madonna raga, è vero, posso vendere anche le luci. Ma posso vendere un botto di roba adesso. Pure il Dyson. No, dobbiamo comprare la roba nuova. Paga prima un debito. Eh sì. Ti prego le luci. Ma se compro le luci io vado in bancarotta.
praticamente, come si chiama il gioco? Tech Goso Simulator. Mi hanno scalato i soldi, raga. Sì, mi pare di sì. Più products, ragazzi, ma abbiamo rifornito. Ma che spaccimma, però anche voi, che ansia. Mamma santa. Un'ansia incredibile. Dai. Non c'è l'occupad perché l'abbiamo finito, bambino di merda. So. Io venderei le luci e i condizionatori. Luci e condizionatori. Allora ragazzi, chiudiamo il negozio. Sentite. Sentite, facciamo una un finale. Abbiamo guadagnato 1800 pinni. Va bene? Abbiamo guadagnato 1800 pippi. 1800. Prima di tutto, controlliamo le emails. Il prodotto del giorno è il Smooth Success, che infatti andiamo subito a comprare. Va bene? Però, se vogliamo prendere l'upglaze... no, ragazzi, ma ci conviene andare alle tastiere al massimo. O i cabinati. Costano tantissimo da sbloccare. Cioè, io se compro le luci devo pagare 800 solo di sbloccaggio di luci per poter vendere le luci. Dobbiamo andare a fasi, raga. Andiamo con il frullino. Compriamo questo. E andiamo allo shop. Compriamo una cassa di questo, una cassa di questo, una cassa di questo, questo. Prendiamo anche un buon Blodaurus. Abbiamo già finito tutti i soldi. 1500, non abbiamo anche i soldi per piangere. Va bene, va bene. Abbiamo già comprato? No, abbiamo comprato un cazzo. Però... vi devo dire, vi devo dire, io prenderei quello da 10.000, ma dobbiamo dare 2.008 al giorno. Katia, fanne solo uno. Fai 10.000? Siamo sicuri? 10? Ma sì, ma che ce l'ho importo, aiù. Ma va benissimo. Allora, abbiamo 11.000 cazzi. Cominciamo a fare la spesa, anche perché lo Smooth Pro Space, io mi prendo un pacco di questi, un pacco di questi, un pacco di questi. Che cazzo volevano più quegli altri? Compriamo tutto, via, via, via! Via! Si va a rifornire! Come solo tre tastiere, una spaccimma. No ragazzi, riforniamo tutto. Ma vi faccio vedere bene i... dov'è? Ragazzi, ma mi è finito un pacco. Dov'è il pacco delle tastiere? Ragazzi, mi si è buggato il pacco delle tastiere. No, ma io mi ammazzo. No, ma io mi ammazzo. Mi hanno buggato le tastiere. Compra scaffalature. Ma che devo comprare? Che mi hanno rubato le tastiere. No, questi mettiamoli tutti, che servono. Pi, 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 pi. Un pacco si è buggato nel muro. Sì, e dov'è? Non lo vedo. Prendi la cassiera. Ma ragazzi, se prendo la cassiera io non guadagno. Allora, lo sbatti latte. Ok. Aspetta che io intanto prendo la cassiera e apriamo. Che dite? Prendo una cassiera e apriamo? Così io intanto continuo a fare qua. Dai, dai, compriamo una cassiera. Compriamo una signora. Dove la compro? Furnitures? No. Managers? Storage? Product price? Upgrade? No. Supplies? Dove si comprava? Mi ricordo. Ah, employee. Allora, una cassiera che costa 200... 150? Costa 200? Sì, questa, dai.
Assunta. Yes. Vai, negozio aperto, raga. Negozio aperto, subito, subito. Subito, con la tastiera lì faremo i big money. Pure gnocca. Tira tutta la clientela. Vai, vai, signora. E non li vedevo gli employee. Che vuoi da me? Very cheese. Date via. Signor, mi devi fatturare. Mi devi fatturare. Mi devi fatturare. Dai, smontatemi questa roba. Salve, benvenuti. Sta pure seduta, noi tutto il tempo in piedi, è vero, come i poveracci. Ora abbiamo rifornito qui? Ok. Ah, i prezzi, i prezzi! Produce price! Le vendiamo a 70! Vendiamola a 40! Vendiamola a 25! Vendiamola a 25! 25! Bene! Oh, santo cielo! Manco il tè, mi hanno fatto andare a rubare le tastiere subito. Che pezzi di merda, si sono comprati subito le... Si sono comprati subito le cose, guardali, guardali. Che pezzi di fango. Manco il tempo. Mi hanno preso sul piccolo. Mi hanno preso sul piccolo, ragazzi. Mi hanno fregato. Mi hanno scammato i clienti. Bastardi dei clienti. Apriamo qui. Vediamo se possiamo rifornire altro. No, per il momento no. Prenda una scelta. No, raga, per il momento dobbiamo fatturare. Io devo dare un sacco di soldi. Good day, good day, good day. Vedi che la signora è brava. La signora è brava, comunque. Dice buongiorno e buonasera a tutti. Brava. L'ho addestrata bene. Lenny Kravitz si sta a fare la postazione da game. È vero. Ladro! Dove? Ragazzi, non l'ho visto. Stavo sfogliando i prodotti. Addio, è già me. Ma io che cazzo ne so? Ma la signora me lo potrebbe anche dire, però, me lo potrebbe anche dire. Guarda quell'altro come guarda pure la vetrina rotta. Lo vedo. L'ho visto. Sposo questa, l'ho visto. Sta arrivando, lo vedo. Lo vedo, sono pronta. Sono pronta. Bastardo pezzo di merda! Ci ha provato di nuovo! Ciao Mary J! Ci ha provato di nuovo il bastardo. Comunque, dovevamo soltanto provarlo un'ora in tutto questo. E ci siamo azzeccati a giocare a questa cosa. E sono bellissimo. Devo dire la verità. Bravi che mi hanno quasi scammato. Mi hanno quasi picchiato i tizi. Però è molto divertente. Muro. Cosa muro, ragazzi? Muro dove? Che cotto? La cam. Oh no! Morta la gara. Ogni tanto capita. Niente, non si riesce. A fare che? Cosa muro? Muro dove? Che muro? Non ho un muro. Allora, few products. Vada con gli ordini. Ragazzi, io che devo comprarmi? Compro ancora un altro po' di Accupad. Scusami, no, il Surface, non l'Accupad. Ma io fumo, maronna, che palle questi più products, però ragazzi, anche voi. Arrivo, siamo in rifornimento, madonna mia. Che rottura di palle. Tenga, siamo in rifornimento, ecco qua, mo ce l'ha. Sbagga la scatola nel muro. E come la sbaggo, raghi? Come la sbaggo? Non la posso sbaggare. Cioè, come la sbaggo? Io non so nemmeno dov'è. Uno scaffale. Ma ragazzi, non abbiamo i soldi. Ma c'è un sacco di clienti, oh. Vengono a comprare. Sono golosi di prodotti.
Dai che almeno metto le cose in vendita. Ma come non ha soldi? Non ce li ho i soldi, ragazzi. 10.000 finiscono. 10.000 sono tanti quando li hai, ma pochi quando non li... Tutto il contrario. Come la sbaggo la scatola, ragazzi? Io non so dove sia. Sto provando a premere. Noi le chiediamo quello che le manca. Sì, ma sarebbe figo con effettivamente con una roba di integrazione di Twitch. Ragazzi, prendiamo uno shelf big. Dai, prendiamo uno scaffalone. Te. Lo apriamo e mettiamo un bello scaffalone qua. Così la gente fa anche più fatica a arrivare fin qua. Poi compriamo altri prodotti. Prendiamo uno di questi, uno di questi, uno di questi. E questi sono sempre i big sales. Boil Master. Prendiamo qualche case, che è da un po' di tempo che non compriamo un po' di case. Few products, datemi il tempo. Le vostre mamme che fanno veramente le melanzane arrostite, belle fresche fresche. Eccomi qua, sto arrivando. Occhio a non spendere tanti soldi. No, ma infatti non dobbiamo spendere troppi soldi, perché io devo pagare pure la signora là. Guarda che la cassiera è brava, però si piglia un sacco. Questa ha lavorato da Zara. Questa è esperta, è forgiata nel fuoco di mille battaglie di vecchie donne che si arraffano i vestiti. Allora, un attimo. Se mi fa passare, signora, bambino, la prego, mi faccia passare, che io devo lavorare. Abbiamo il negozio in allestimento, dai. Yeah. Ecco qua, tutto allestito. E la signora come fa? Thank you, thank you, have a good day. Brava, brava, la signora è forgiata. La signora è forgiata. Ciao JP. La signora è forgiatissima. E già si è svuotata una cosa. Mannaggia, buba. Che mi è finito? Prodotto di oggi mi è finito. Ma la gente che sta comprando? Recensioni, come stiamo messi? Ah, è vero, non abbiamo manco più visto. Recensioni 4.4, raga. 4.4 è una roba. Tastiere a go-go. Ah, dici che le tastiere... le tastiere vendono, è vero. Compriamone un paio. Vai. Ne compriamo un paio e continuiamo a vendere. Che quelle vanno via come bruscoletti. Te. Vendiamo ste tastiere come se fossero bruscolini. Come se fossero bruscoletti. Tieni. Tastiera venduta. Qua niente si vende, raga. Qua non si vende un cazzo, però. Ma questa sta a 10. Nessuno vuole più le case. Nessuno compra più un cazzo. Cos'è che dicono che è expensive? Voglio la cover per il Redmi Note. Vende anche tastiere indistruttibili? No, purtroppo no. Allora, il mouse è andato a ruba. Quindi forse ci conviene comprare un altro mouse, un altro paio di scatole di mouse. Che come al solito tutti vogliono i mouse. Ma che cazzo ci devono fare con tutti questi mouse questi? Io non lo so. Sposta la scaffalatura. Sì? Visto qualcuno che correva. Non lo so, mi è sembrato molto ambiguo. Mettiamo questi altri mouse. Va bene. Devo spostare lo scaffale, dille. Ciao Pika! Salve dottora, è sempre un piacere vederla in live, soprattutto il giorno del proprio compleanno. Ma tanti ciao auguri! Tanti auguri di buon compleanno e bentornos per 9 mesi! Raga, questi non comprano. Perché non comprano i prodotti sullo scaffale grande? Ci sono problemi. Ci sono problemi in paradiso. Comprano poco. Gli horror, le prese e le cover. Allora, shops, few products. Signora, ma che vuole più? Oh, questa mettiamo a 8. I cosi li mettiamo a 15. Dai, mettiamo a 16. E queste le mettiamo a 22. Ok. Dai, che magari comprano di più. Allora, sono finiti.
i cavetti gialli e i cavetti arancioni. Mannaggia sti benedetti cavetti. Cavetti gialli e cavetti arancioni. Vediamo un po'. Cavetti gialli, cavetti arancioni. Tutto a posto, fatto. Facciamo di nuovo un refills. Ah, i fills. I refills. Oh, comunque le tastiere vendono da Dio. Cioè, le tastiere vendono senza sosta proprio. Mamma santa. Ma stanno tutti a carenza di tastiere ultimamente. Allora, senta, io sono pronta con il calcio, guardi. Sono pronta con il calcio. Ce l'ho già qui. Ce l'ho in punta. Ci prova pure. Ci prova. Che finora hanno comprato solo mouse. E anche questo è vero. Hanno bisogno anche del resto. Vado a prendere il resto qui. Cazzo, ragazzi, sono pregati il primo schicco di... Si sono presi il primo coso di soldi. So few products in here, dove? Che ho tutto. Cioè, c'ho pure la fica di tua mamma. Cosa vuole più? Occhio ai ladri. Sì, assolutamente sì. Non viene più nessuno? Finita? La finiamo così, la giornata? Ok, ce ne sono altre due o tre persone. Benissimo. Ragazzi, noi dobbiamo dare tanti. Dobbiamo dare 5.000 al giorno. È tantissimo. Ma come assortment is too small? Ma questi che vogliono? Sei già a livello 25, sì. Ma com'è too small? Ma ragazzi, ma io vendo di tutto. Ordina tastiere. Ma raga, ma ho finito i soldi. Vedi? Signora, fa fortunatamente. Bravissima, lei alla cassa. E vabbè, la giornata è finita con meno 587 dollari. Ragazzi, non la vedo bene. Non la vedo bene. C'è qualcos'altro che vedo small, ma non lo diciamo. Non la vedo bene. Abbiamo una nuova email. Vediamo un attimo cosa mi dice l'email del giorno. Manga a farla apposta. Sapevo, vabbè, ragazzi, investiamo, dai. Investiamo. Io investirei, perché se non investo qui, non investo da nessuna parte. Allora, abbiamo bisogno di uno scaffale vuoto. Se solo lo avessimo. Se solo. Si deve ingrandire il negozio. Ragazzi, ma non abbiamo... Io non ho soldi. Allora, mettiamo le tastiere. È che nessuno compra questi prodotti in questo scaffale grande. Nessuno compra le prese. Cioè, perché nessuno compra più le prese? Ma sono importanti le prese per vivere una vita onesta. Cosa succede? Cos'è questo declino delle prese? Aspetta che qui possiamo mettere le tastiere. Aspetta un po', rimettiamo qualche cavetto da qualche parte. Possiamo rifillare questi. Rifilliamo anche questi. A posto. Quello dello scaffale grande li abbassi. No, ragazzi, ma non li abbasso. Non posso abbassarli. Se li abbasso divento povera. Stanno prendendo ora che l'ha detto. È perché ho bestemmiato. Perché a quanto pare devi bestemmiare con le persone per convincerli a comprare. Allora! Dai! Forza! Vinculo di Yucali! È una qualità! Dio. Sentite, io metto le tastiere più alte. Maronno Yogoi! Yogoi! Dov'è andato il mio oggetto? Vabbè. Non c'è l'oggetto. Abbiamo perso l'oggetto. Vedi un po'. Che vita di merda. Che vita di merda devo fare? Devo aumentare i prezzi delle tastiere. Devo mettere le tastiere in vendita, ma devo aumentare i prezzi delle tastiere perché sono troppo bassi. Ok, oggi vendiamo solo tastiere. Oggi offerta speciale, solo tastiere. Va bene? Produce price.
La tastiera la mettiamo a 80. Tiè. Thank you. Se la volete, la pagate 80. Altrimenti me ne potete andare a fare in culo, signora. Va bene? È inutile che mi guarda così. È inutile che mi guarda così. Oh. Che poi farebbe prima rubarti i cartoni lasciati per strada. Assolutamente sì. Però fortunatamente le tastiere vanno ancora. Le comprano. Maronna, ancora. It's so expensive. Tu scemo. Di permettere mai più. Non ti permettere mai più. Come expensive? Sì, vedi, alcuni dicono che ah no, è affordable. Poi altri dicono no, è expensive, expensive. Stattasi. Le review. Siamo ancora a 4.4. Che tristezza. Ragazzi, abbiamo finito tutto. Di nuovo. Cos'è che andava a ruba che funzionava? Prendiamo uno di questi. Prendiamo il Protecta Case, che da un po' che non li compriamo effettivamente. Il Boil Master, ho visto che comunque funzionava il Boil Master. Dagli, andiamo di Boil Master. Andiamo di Boil Master. Facciamoli bollire questi bollenti spiriti. Mettiamo i case qui. È inutile che mi guardi, Barbo, non c'ho soldi da darti. Voilà. Boil Master, così almeno vanno a fare il loro Pumpkin Spice Laspest. Tieni. Anche questo. Few Products, bambino di merda. Ma che cazzo sei? Ma il recensore malefico? Ma che è? Bambino di 46 anni. Vabbè, too small. Sai che cos'è too small pure? La figa di... Sì, tastiere. Forse servirebbero delle tastiere in più. Non l'ho detto, ragazzi. Mettiamo le tastiere. Mettiamo le tastiere, dottoressa, la prego. È che ho detto. Mica ho detto. Da, svuotatemi uno scaffale che così almeno recupero. Stai fottendo con la yucali sbagliata. Ho detto i fighi al supermercato, esattamente. Comprano tutti le tastiere. Vabbè, fortunatamente avevamo altre tastiere per rifillare le tastiere precedenti. Ma vengono a comprarmi solo quelle. Praticamente non comprano altro. Cioè praticamente posso vendere solo tastiere. Mo' i barattoli di scaldalatte non li vogliono più comprare nella vita. Mettiamo le tastierine lì sopra. Va bene. Refilliamo con queste altre tastierine. Bollilatte non lo vuole più nessuno. Bollilatte prima è andata a ruba e adesso nessuno se lo vuole inculare. Lo mettiamo a 23. Dai, un bel bollilatte fresco. Sono finite ancora le tastiere. Ragazzi, ma io le tastiere le metto a 90. Come le loro sorelle. Compro ancora. Però qua mi sa che non ce la facciamo, Non ce la facciamo. Non c'è. Cosa no? Che c'è? Cos'è questa lamentela continua? Cosa sono queste lamentele continue? Qui si sta cercando di fatturare. È diventato un gioco di fatturaggio estremo. Tiè. Ladro. Come ladro, ragazzi? No, non l'ho visto. Peccato. Dai, finiamo sta giornata e chiudiamo. Mi dicono che è expensive. Quindi entrano. Ah, mo stanno comprando il bollilatte. Vedi come mi hanno finito il bollilatte. Guarda come mi hanno finito il bollilatte. Perché mi dicono che le tastiere adesso sono expensive. Madonna, che palle, guarda, ti giuro. Ti giuro che palle. Mo le tastiere sono expensive. Allora mettiamo 80. 81. 82. Vai. Mi piace. Ciao Asia, ma non ti preoccupare. La vedo bene per lavorare al ristorante qui di Roma, la parolaccia. No, io guarda che non posso mai, veramente non penso di non poter mai. Rippo Rorini che volevi giocare, una maniera che doveva essere una cagata. No, ma io questo lo torno a giocare per il resto della mia vita. Farò questo, vi faccio vedere un altro episodio in cui... Mannaggia.
ti giuro, non ti faccio nemmeno arrivare agli scaffali. Manco ti faccio arrivare agli scaffali. Ti incastro. Ti incastro. Direttamente agli scaffali ti incastro. Vi faccio vedere direttamente che cosa è successo al mio negozio mesi dopo. Ragazzi, ma mi hanno finito tutti i prodotti. Sti cloud non li vuole nessuno. Product Plus. Questo costa 40. Mettiamolo a 22, dai. Ma che 22? Katia, ma tu sei scema. Mettiamolo a 28. Trovi 22. Ok. È very cheap. Very cheap e shop. E niente, raga. Compriamo altre tastiere. Che vi devo dire? Non abbiamo più niente, non abbiamo tastiere, non abbiamo nemmeno occhi per piangere, dobbiamo pagare le tasse. Che vita di merda quella dello scaffalista. Almeno prima potevo parlare con i clienti, mo manco quello, mi hanno tolto anche questa lucidità. Adesso è la ragazza che parla ai clienti per me. Non ho nemmeno più una gioia. Ormai il mio lavoro è ridotto a lanciare degli scatoloni addosso a delle cose. Tenta che si fregano la merce. No, no. Non dormo nemmeno più. Da quando c'è la cassiera non ha più chiuso. No, 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 chiudo. Perché arriva sempre alle 23. Il negozio arriva alle 23 e poi chiude. Che mi guarda questa ogni volta che entra e mi guarda? Che cacchio mi guardi? Stai calma, stai. Hanno già finito tutto. Sì, dovremmo comprare i cavi. Dovremmo comprare un sacco di cose, ragazzi. Un cavo. Prendiamo questo. Prendiamo i mouse. Prendiamo un protecta case. Un safe zone. Dai, prendiamo un po' di tutto. Vediamo un po'. Quantomeno di refillare, capito? Che almeno rimettiamo la roba sugli scaffali. Che la gente se la compra, la vede. Dice, ah, vabbè, non ho trovato quello che cerco, ma non me ne vado a mani vuote, capito? È così che tu attiri il cliente. Lo lusinghi con la promessa di ottenere ciò che vuole, ma invece di dargli ciò che vuole, gli dai ciò che vendi. È così che si fa. Non tutti sono Chiara Facchetti. E che c'entra? Mica quella vende le cose nei negozi. Ciao Stefano. Apriamo. Ma che sta di questa? Che vuoi? Sto parlando di business. Ok. Ripetiamo i case pure qua. Voilà. Che poi chi è che dovrebbe comprare quel case? Veramente terribile, infallibile, indistruttibile. Ok. Almeno abbiamo gli scaffali pieni, dai. Che è meglio di averli vuoti. Ordina tastiere. Lo so, ragazzi, ma costano un fracco di soldi. Cioè, costano veramente un fracco di soldi. Aspetta che... Ma... mi dicono sempre che la roba che vendo è poca. Cioè, ragazzi, cosa devo vendere più? Guarda lì. C'è di tutto, ci sono tutti i prodotti. Cosa devo vendere più? So few products. Perché secondo me questi vengono per le tastiere e non le trovano. E si arrabbiano. Allora, andiamo a prendere le tastiere. A questo punto ne prendiamo un altro po'. Che palle, però. Che? Devono svuotare però una corsia. Altrimenti non posso metterle sullo scaffiale. Mi svuotate una linea? Chiara Ferragni mi può ciucciare gli alluci e come? Allora, ragazzi, appena vedo una corsia vuota, metto altre tastiere in vendita. Lo so che devo ingrandire il negozio, raghi, però non ho più soldi. Cioè, io devo dare 5.000 oggi e 5.000 il terzo giorno. E siamo a 11.000. E devo pagare anche la tizia. Cioè, tantissimo. Ok, queste sono finite. Nonna, le tastiere vanno veramente a ruba. Ma manco il tempo di metterle. E sono finite. Guarda là. Ce le metto e finiscono. Tutti vogliosi di tastiere. Non fai prima a comprarla tu? Cosa? La tastiera? Aspetta che qui c'ho ancora... Uio, voi? Scusi signora, l'ho colpita?
Dove la devo mettere questa? L'ho colpita, signora? Oddio, mica ho colpito la signora, spero di no. Thank you. Have a good day. A scaffalatura. Anche tu hai ragione. Aspetta che devo mettere questi a posto. E vabbè, questi li mettiamo qui. Sono le 20:44. Che facciamo? Compriamo altre tastiere? Giusto perché non sono abbastanza. Anche se, vabbè, dai, compriamone due. Ne compriamo giusto due, che le mettiamo al volissimo. Le mettiamo al volissimo. Che poi si sta per chiudere il negozio. Quindi domani non le vorrà più nessuno e mi sputeranno in faccia loro e le tastiere. Chiuso tutto e godiamoci la chiusura. Erika, quando si parlava di donare la cosa. Lo so, Ile. C'era un ladro e ti è corso di fianco e non te ne sei accorto. Ma gli ho menato. Gli ho pure menato, raga. Più di ma perché mi guardano tutti questi? Che ansia. Perché guardano tutti me? Welcome, welcome. Welcome. Vabbè, facciamo il benvenuto. Miley Cyrus, salve. Venga sempre da noi. Wow, bello, Ryan Reynolds. Salve, signora. Molto piccola la signora, mi fa sempre molto ridere. Gli fa tutto un frustro da... Salve, signore, bellissimo. Siamo in chiusura, eh. Vorrei ricordare ai gentili clienti che siamo in chiusura. Siamo in chiusura e siamo a fine giornata, quindi è quasi finito tutto. Abbiamo una nuova email, vediamo un po'. Ah, ho pagato il mio impiegato. Va bene, ci sta. I soldi se li sono presi. Few products, signora, perché siamo in chiusura. Manca un'ora alla chiusura. Tastiere finite. Sì, sono andati a ruba. Però, vediamo. Grazie. Vediamo un attimo se riusciamo quantomeno a chiudere così, capito? Vediamo intanto le review. Ma come 3.4? Vendono un tipo di mouse, un solo tipo di mouse, lol, Beh, ma questi sono troll. Ma sono palesemente troll. Salve. Salve, signora bella. Salve, signore bello. Salve, signore bello. Vendono solo un tipo di mouse, lol. Salve, signora Nana. Salve, signore. Yeah, venitemi a svagandare le ultime cose prima che si chiuda. Salve, signore. Ah, ma due gemelli. Sono recensioni del barbone. Il barbone mi può succhiare. Riuscirò a dirlo. Succhiare l'alluce. Raga, profit 5.343. Io direi che così ci fermiamo. Dai. No! No, ma non mi dire che si è bloccato di nuovo con... No, dai, ma si è bloccato di nuovo con il fatto... Ma io mi ammazzo. Mamma... Vabbè, bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Si è bloccato di nuovo con il fatto del nome del gioco di me. Però che palle. Dai, non era male. Nonostante tutto non era male. Devo essere sincera, pensavo molto peggio e invece è finita bene. Soddisfatti 28, insoddisfatti 68. Ma perché volevano tutte le tastiere, ragazzi? Ma io non è che posso vendere solo tastiere. Sono Holly fans, non Holly tastiere. Scusate, autoconvinciti. Ma che volete da me? Lasciatemi in pace. Buzzurri che non siete altro.